farà una, così, una performance e con molta difficoltà stiamo cercando di ottenere una tela su cui imprimere le vostre mani come segno di amicizia e di impegno e di engagement e di inspiration per il dialogo internazionale. Quindi io invito Zara a prendere la parola, sperando che tutto funzioni. You can. Ecco, anche un applauso di incoraggiamento per iniziare dalle calore a questa mattinata un po' confusa. Why some people achieve so much in their life while others seem to stay in the same place? What is your responsibility as a youth ambassador? What can you do to make a difference in the life of others? Ladies and gentlemen, buongiorno. Buongiorno! Inspired by the Article 26 Universal Declarations of Human Rights, education is not only a right, but a significant passport to human development. Indeed, knowledge has always been a tremendous asset to the social, economic, cultural, environmental, and political development since the beginning. People who have achieved great success are not necessarily more skillful and intelligent than others. What separates them is the burning desire, the thirst for knowledge. The more one knows, the more one achieves. It is also about a bevy of key ingredients about our belief, our values, our principles, our driving force, and our exposure to the world. We need to constantly ask ourselves where we want to go, what we really want, where to stand, and how we will get there. Dear friends, with the rapid modernization trends, people's behavior and attitude are very much influenced by both internal and external factors. We have many internal factors. And now, I would like to focus on one particular significant point, which is self-acceptance. It is the key ingredient to create positive self-esteem. When you know and accept yourself as an individual, you feel better. When you feel better, you do more. When you do more, you achieve more. When you achieve more, your self-esteem zooms. Once your self-confidence increases, so does your self-respect. And with your self-respect, you feel more confident and know who you really are. I would like to share with you one of my personal experiences when I was back home in Mauritius, and it is about my social engagement to the community, which has tremendously created a significant impact in the life of others, I was involved in a rehabilitation programs of female drug addicts and commercial sex workers. As you know, dealing with this group of people is very much a great challenge. I fell down so many times, but I never give up. Through an intensive empowerment program, I'm more than happy to say that we have really bring life to people. I'm going to share with you three success stories of our NDVA view. One of my patients, who was an HIV positive lady, she's a young lady, she was in her last phase in HIV and AIDS. Today,
She launched her first album. She became a very good inspiring singer. With her golden voice, she's creating awareness message. Another lady, now she was a commercial sex worker, means selling her body to get money and take her drugs. Today she is one of the role model social worker, and she is empowering other ladies. Another lady, she opened her own business, and now she's employing other ladies in her business. When we engage with love, with passion, with an integrated approach, there is nothing more valuable when you see somebody stand on his own and make a difference. When you see, there is no cost when you see the smile in the face of a family. With this, let's move to the next slide of my presentation, and which is about action, solidarity, and leadership. Knowledge is not power. Knowledge plus action is power. How many of you agree? Raise up your hand. Yes, thank you. Success is a combination of knowledge and action. Action is the first step of new opportunities. It is a journey of discovery. A collective action with a shared vision can create spectacular results. A determined action plan is all about passion. It is all about commitment. It is all about communication. It is all about leadership, about a vision. About a vision and a shared culture. Keep asking ourselves this question and check, evaluate. We don't have to see the whole staircase, just the first step. This is the first action that we can take. Pablo Picasso said, as an artist, so I choose an artist as first quote, so action is the foundation to all success. It's the foundation key to all success. Whatever action you take, either you involve people in advocacy program or mobilize people in prevention initiatives, develop awareness campaign, we need to have a strong solidarity in our team. By definition, solidarity is a union of people or group of people with a common purpose and mutual collaboration to achieve a goal. The essential key elements of a team rotates around three things, which is attitude, care, and trust. If one of these elements is missing, there is no solidarity, there is no team. Solidarity is important in order to have a fundamental conception to mutually reinforcing relations among people. It is a key essential binding element that underpins global partnership. A key approach to support community development, for example, eradicate poverty. It is a key, a significant component to promote human rights and be in the line of Millennium Development Goals. Gandhi said, "Be the change you want to see in the life. Be the change you want to see in the future." One of the men can be crucial ingredient in a team, but one man cannot make a team. Ladies and gentlemen, to have a dynamic team with a vision, it is essentially to have a leader. Do you agree? Are you here? Okay. So, talking about leadership, recently I've been asking and reflecting on my own leadership style. I ask myself, am I living a life with purpose? What do I stand for? How will I be remembered as a leader? What legacy I will leave to my next coming generation? These answers will determine our lost legacies, friends. Nowadays, we talk about leadership. I'm sure we can all stimulate, empower, and inspire followers, not only to achieve extraordinary results, but to change perception, to change expectation, to motivate towards a common goal.
Leadership is all about to have a shared understanding of where we are now. Where we are now is to have a vision where we want to go. It is to have a plan that turns the vision into reality. Steve Jobs said, innovation distinguishes between a leader and a follower. And I strongly believe that leaders look best in people. As you can see, I started in the reverse way. I started with action, then solidarity, then I talk about a bit about leadership. From my point of view, I believe that a great leader is recognized first by his action or her action and how he inspires his team. Today, we are uniting for the sixth edition of the World Youth Forum under the umbrella of Right to Dialogue. We come from different parts of the world, different nationality, different ethnic group, different gender, different background, different mindset, yet we are all activists. And through our engagement and commitment, we can inspire and bring a great significant impact. Dear friends, life is all about moments. The very essence of life is we need to have a vision. Believe in that vision. Be passionate about that vision. Focus in that vision. Very important to be happy and have fun in things that you're doing. Be in the driving seats of your life, ladies and gentlemen. If you fail to plan, you plan to fail. It is very important to have a balance between our mind, our heart, our body, and our soul. Love yourself. Appreciate yourself for who you are. Celebrate every minute of your life. My key advice is don't forget the me time. Schedule a window of me time for yourself. Have quality time for yourself. At the end, taking personal time make you more productive and constructive. We need to constantly ask ourselves, why we are here? Why we are here today? We all have a vision, we all have a mission, we all have a reason. Time is so precious. We are gifted with 86,400 seconds per day. How you spend it, it's your responsibility. How you make most of it, it's up to you. Friends, there won't be next time. We're not given 24 hours to live. My motto to live an inspiring life is to pay attention to your own life, engage in your life, and enjoy your life. Now, before I end, I would like to show you a small clip which really inspired me, and I'm sure it will inspire you as well. But unfortunately, I don't have the sound, so it's just 3 minutes movie. No, it's not working. Then we go to your position. Oh. Okay. All right. It's just 3 minutes. Bear with me. Thank you.
So just to finish, put on your aprons and work shoulder to shoulder with passion. Engage people in conversation, in decision making and sharing of opinions. Build a culture. Make your team feel special. Your team is the most significant asset. Put people first and they will be part of the winning process. Let's pledge and say yes. We engage to ourselves and we inspire others. Thank you very much. Allora, alcune considerazioni. Il suo modo di porgere. Please. So you can hear. I am speaking of you. About you. Allora, alcune considerazioni su questa relazione appassionata, come avete sentito. Il suo modo di porgere. Io credo che sia importante, non perché bisogna avere la retorica dei discorsi, fare grandi discorsi ben organizzati, eccetera, ma perché quando si parla ad altri, quindi ci si rivolge ad altri. Ecco, io trovo molti miei colleghi, per esempio, parlano, sembra che parlino solo con se stessi, invece è molto importante sapere che se noi parliamo, parliamo perché vogliamo parlare con altri, rivolgerci ad altri che ci ascoltino. Questa è la prima cosa. Seconda cosa, l'ho già interrotto un attimo, you agree? No, noi discutiamo sulle cose, poi magari anche concordiamo, ma secondo me il chiamare le folle, le masse, piccole o grandi, a concordare così dicendo sì, questo io personalmente lo trovo una forma, quella che diciamo nella tradizione occidentale viene chiamata del potere carismatico, che è molto pericolosa. Naturalmente non era il tuo intento, però bisogna stare molto attenti in una cosa del genere. Direi allora che l'elemento problematico da dibattere, su cui hai insistito molto, è proprio quello del rapporto tra formazione del team, della squadra, della solidarietà, e il leader, la formazione del leader. Tu hai dato un'indicazione precisa, tutti elementi che io vi segnalo perché sono elementi che possono essere discussi, perché sono poi le difficoltà che continuamente si incontrano. Ha dato una indicazione per distinguere il leader dagli altri.
e l'indicazione, il leader è colui che introduce innovazione, una delle, degli elementi, e questo può essere un aspetto, ma innovazione dove, quando, chi giudica, chi conviene o non conviene sulla innovazione. Quindi il rapporto tra leader e team è molto complesso. Personalmente penso che in una squadra complessa, cioè di fronte a problematiche complesse, appunto c'è una leadership plurima, perché secondo i punti e delle, i problemi da risolvere, naturalmente ci sono competenze e poi naturalmente tutto sempre fondato sulla conoscenza da cui lei è partita. Altra cosa molto importante, l'azione. Due poli in questo tema dell'azione, a parte l'impegno, quindi vivi la tua vita, vivi una vita che dia ispirazione, non una vita ispirata, ma inspiring, quindi che dà ispirazione, che dà input, quindi questo è un elemento importante. E poi ci sono due cose su cui lei ha, Zara ha insistito, la visione. Quindi, però nello stesso tempo, dice lei, comincia, non aspettare di vedere tutta la strada davanti, tutta la scalinata, comincia, fai il primo passo, perché questo è importante. Ecco, allora anche questi sono due termini che messi tra di loro in rapporto creano una dinamica nel proprio modo di essere, non nel modo di essere con gli altri, ma proprio nel proprio modo di essere, che naturalmente poi si riflette nell'insieme delle collaborazioni, la dinamica tra la visione e il partire quando la visione non è ancora del tutto completa. Io userei più che visione o sogno proprio immaginazione, è una parola che ho usato più volte in questo contesto, che uso più volte nel mio lavoro. Immaginazione significa creare un'immagine, quindi formare un'immagine. Quindi non è la visione in senso così metafisico, ma proprio questo, perché poi infatti lei ha parlato continuamente di corpo e anima, cioè l'essere, ecco, l'essere dentro il proprio tempo. Anche di questo abbiamo parlato, ne abbiamo parlato anche ieri parlando di poesia, l'essere nel proprio tempo, non nel proprio tempo, ma nel tempo della propria vita. È un'ultima cosa, vorrei sottolineare, che io sento particolarmente la delusione. La delusione, la sofferenza, quello che succede nella vita, purtroppo tutti quanti, chi è più anziano ha già patito tutte le sue delusioni, ma ne patirà altre sicuramente fino alla fine, e chi invece è più giovane ne avrà già patite e probabilmente ne patirà, purtroppo. Io vi auguro di essere sempre assolutamente felici, ma sappiamo che la vita è fatta di tante cose, e lei a un certo punto ha detto abbraccia la delusione. Ecco, non, una cosa importante secondo me è questa percezione che tutta la vita deve essere vissuta con non con accettazione, non è questo il discorso, perché questo potrebbe sembrare rassegnazione, ma con consapevolezza del significato che ogni singolo passo può avere nel percorso. Ecco, mi sembrano tutti i temi che potranno riscuotere dibattito, purtroppo abbiamo fatto tardi anche oggi, e allora io passo immediatamente la parola, perché poi direi che magari dopo la relazione di Marcos possiamo aprire un po' di dibattito prima di andare alle altre due relazioni. Chissà. Bene. Prego. Allora, Marcos Napulo. Mi raccomando i tempi, Marcos, perché altrimenti non abbiamo tempo per discutere. Va bene che poi discutete tra voi anche, questo è l'importante. Oppure io vi dico, vi lancio già da ora, ragazzi, le riflessioni, perché molto spesso si ha anche bisogno non tanto di discutere immediatamente, ma di riflettere e poi di riproporre. C'è un forum, una pagina di Facebook dove c'è un forum, e poi c'è il sito, ancora meglio, mandate le vostre riflessioni, mettetele nel forum, nella pagina
World Youth Forum, che è aperta a tutti voi, naturalmente chiederete l'iscrizione e vi scriveremo, oppure anche al sito, perché questo significa continuare a riflettere. Il mio desiderio in questo partendo da questo forum è che ciascuno di voi poi si faccia un po' ambasciatore di quello che facciamo qui nel suo paese di provenienza. Marcos. Good morning. Well, the title of my presentation is Why Global Citizenship? When I was looking at the poll that we have, I saw one presentation from Alabas. I don't know who was that. Alabas from Azerbaijan. He or she is not here. Well, it's entitled 10 Steps to Be a Global Citizen. And I've seen that it's really related to what I'm going to talk about. Well, this is basically about answering the question, why do we need to be a global citizen? And I'll start from my entire view, which is that the world is one. I got one example, for instance, from our African background. When we had colonization, we had, like, before we didn't have those boundaries that they made up. Imagine, like, I'm in my house, and then here's my bedroom, and where the translators are is my kitchen, and then in between here, there's a boundary. This is Mozambique, that's Zimbabwe. This is crazy, because the point I'm making is that normally boundaries that we have are just political things, but in reality, the world is one. This always what I take in mind, because even the poem that with which I won the competition last year, second poet prize here, the title of the poem was One World, One Mirror. So I always think about the world as one nation with false boundaries. Well, coming back to the presentation, as we all know here, we are not actually at the place where we are born. So we've moved far from our roots, and we all bring some values to this place where we are, or to wherever we go. But what we have to do is making sure that we don't ignore our values, we don't ignore the values of the others, but we mix them. Because if we only consider our own values, it will make us strange, but if we can join or mingle our values with those of others, will just become different, but will also become part of this emerging global community. I'm looking at the world as one big building, where we've got people living in the second floor, in the first floor. Normally, those living in the second floor does not mean that they have to ignore those living in the first floor, because for those people to go to the second floor, they actually have to pass through the first floor. We've got a song in Mozambique which says, that in Portuguese it says tudo que voa vem para baixo, which means everything that flies comes down. Yeah? So this means that you actually don't need to think as like being in one country or in another as one thing that being superior or inferior, but as just different, because we all need one another to move around into things in the world. So being a global citizen means that you have to recognize that there's an emerging world community which has to share some differences and values. Yesterday we talked about the La Carta, and then we saw that there are many things that are internationally, or we all need to consider them to live in this world. We can talk, for instance, about a global warming, a crisis, and we also need to protect people, nations, and those are all values that you all need to consider. Although there are differences, we have like north, south, which is mean north hemisphere, not the southern hemisphere. We've got different languages. We've got cultural habits. For instance, some people eat dogs, others eat rats, others eat what you eat, like I consider vegetables,
you look at it like rats, and vice versa. So it is just a matter of difference. And the real thing is that the world is different, but we all have the same problems, the same solutions for the problems. I have here some 4 points that I've underlined. The first one is that we are different countries, but we are one world, which also reminds me of one song from the reggae musician called Lucky Dube. He had a song like, the title of the song was Different Colors, One People. What we know and we all know is that we're all connected. We have got internet, for instance. Well, we can be sitting here. I'm sure, well, I don't see computers on here, but someone can be sitting here and talking to someone who is in America, who is in Japan, and so on. So we are somehow all connected. We're all one family through that. There are many global development corporations as well that we can be part of them. So we're all connected. And another point is that we've got different countries, but we face the same problems. Problems like floods, earthquakes, war, global warming, as I said before. Those problems, we all face them in different places. So what we have to do is not finding a solution for a single country, but we need to make sure we find a solution for the whole world, because those are the problems that we all face everywhere. Another point is interdependence. If you look at the economy, environment, poverty alleviation, for instance, well, we know that there are some rich countries that do not depend on others, but in reality, if you look at the world around, it's not easy to find a country that does not import or export something. So we all actually depend one another in something. And we also have global citizenship practices. Well, people work and live abroad. People study abroad. This is the situation of most of us here. People get married abroad. So this is a reality. And we all need this to do these things freely as our citizenship or our right as citizens. And back to the example of my region, like I'm from the Southern Africa, we have what we call regional integration. It's like in some years ahead, we'll have the same currency in the region. So it means that borders are open in terms of business. And this is just an example. In many regions, this happens in the world, all over the world. So actually, there are many tendencies of trying to unite many things that are different from many different countries, because the world actually is one. Well, just to finish, we have to consider that we're all sharing the same space, the same food, the same feelings, the same art, music, and even the worldview. So, for being a global citizen, we need to look first at what we can consider as responsibility. There are many community-based or even multinational organizations that work on issues related to international development, and we need to be part of them as a member, or sometimes, as Zara was saying, as leaders. So we need to be leading those organizations. We also need to contribute to the growth of those international organizations and programs, because we are part of them. And we also need to deal with practical actions and activities that are related to international issues, like policies, designing policies, and the implementation of them. We also need to find opportunities where we can share our views, and mainly in global governance institutions. One last idea, and which I've seen from Adropo's pictures on Facebook, and which I had written here, and then I saw it was really linked to what he does, is that we need to make sure we look for opportunities where we can share our views in international forums, in international conferences. And this is one example, big example. So if you want to understand about current issues, about future issues related to citizenship and leadership,
we need to go to conference like this, because this is where we find youth who actually are thinking about the future issues and where we can share our points. And this is really a good opportunity for us to learn. So education and information, or being aware of information related to future leadership, is really important, because this will make us, we are preparing ourselves to become future leaders, because generally speaking, the main point is what Zara said: if you want to make change, then we need to be in front of that change. So we need to become future leaders. Thank you. Molto Marcos, anche perché è stato nei tempi. Anche perché è stato nei tempi, e questo è molto importante, perché così potremo poi discutere. Io vorrei sottolineare una sola cosa: è molto importante quello che lui pensa, lo ribadisce, lo ritroviamo sempre nelle sue poesie, nelle sue, nel suo modo di parlare, eccetera, che il mondo è uno. I problemi sono molti, ma il mondo è uno. I paesi sono molti, ma il mondo è uno. E quindi c'è una interconnessione generale. Però vorrei continuare a ritornare sul tema leadership, che mi sembra davvero fondamentale. Perché lui alla fine ha detto, se vogliamo cambiare il mondo, se vogliamo essere condividere questa necessità di cambiamento, dobbiamo essere leader del cambiamento. E io capisco che in inglese leader significa semplicemente qualcuno che guida il cambiamento. Però di fatto io vi faccio attenti, perché sono una studiosa del pensiero politico, e quindi vi faccio attenti sul fatto che la parola leader nel linguaggio tecnico dell'economia, della politica, è molto decentrata, è molto collegata con invece la questione appunto del potere leaderistico, di chi ha il potere. Quindi è una parola un po' equivoca, che porta verso diverse direzioni di realizzazione di pensiero. Allora io dico sempre, lo dico anche ai miei studenti, scusate se in questo momento riprendo la mia posizione, che poi ovviamente non posso dimenticare, dico sempre: quando un termine tecnico ha un significato, e quindi può averne anche altri, però il suo valore tecnico è quello, stiamo attenti ad usarlo col valore tecnico, e quando non vogliamo dargli quel valore, a usare altri termini. Infatti Marcos alla fine ha detto: noi dobbiamo essere leader del cambiamento se vogliamo essere promotori del cambiamento. Allora io penso una cosa: se guardo a tutti noi, anche me stessa, noi non siamo qui, nessuno di noi è leader, neanche io sono leader, io sono una promotrice. Cioè io sto promuovendo alcune cose, e credo che ciascuno di noi possa essere in questo senso promotore. È chiaro che il promotore, rispetto ad altri che hanno una funzione più passiva o magari non hanno ancora pensato alcune cose, è anche una persona che guida, che orienta, ma non è leader nel senso tecnico del termine, dove il potere del leader è un potere di trascinamento. Cioè il leader, dal punto di vista del linguaggio politico-tecnico, è qualcuno che trascina, che tira dietro di sé. Un po' quello che si vedeva nei pesciolini, no? Questo pesce grande, tutti andavano dietro. Quella era solo un'immagine, era una metafora. Però, ecco, bisogna, secondo me, questo tema della leadership è un tema su cui ciascuno di noi deve meditare. La leadership è importante se diventa solo una forma di promozione, in costante argomentativo dibattito. Ecco che torno prima, io agree, no, questo lo dice il Papa, lo diceva Hitler, lo diceva Mussolini, io agree, sì, lo dice Berlusconi, io agree, sì. Ecco, queste cose qua no, noi non le vogliamo assolutamente.
Perciò siamo qua a fare il diritto di dialogo, mentre vogliamo promuovere. Sì, allora sì, certo, io mi sento tutta la mia responsabilità di una persona che promuovendo delle cose anche in qualche modo orienta, e ciascuno di voi promuovendo un discorso nel suo paese d'origine, qui dentro, eccetera, orienta ed orienta un dibattito e provoca con le sue idee un dibattito. Ecco, quindi questa formulazione finale mi ha proprio acceso l'idea che c'è una, a volte anche proprio il fatto linguistico, cioè in inglese leader significa colui che guida, però poi c'è il valore tecnico che è assunto nella politologia, nella storia politica, e quindi bisogna un po' riflettere. Ed è anche interessante notare che si deve riflettere su questa cosa qui, dove io italiana so che leader in inglese significa semplicemente colui che guida, però voi che parlate soprattutto inglese magari non vi accorgete che in italiano, nella tradizione politologica, leader viene usato appunto senza più tradurlo in italiano, ma con quel senso, con quel significato tecnico di chi ha la leadership del potere e quindi chi ha un potere di trascinamento. Ecco, volevo chiarire questo proprio perché nel rapporto tra le culture anche queste sfumature contano per chiarirsi sulle tradizioni, sulla storia, su quello in cui noi viviamo, proprio perché ormai il mondo è uno e quindi tanti sono i linguaggi, tanti i paesi, ma il mondo è uno e i problemi hanno bisogno di soluzioni qualche volta uniche, naturalmente applicate ai diversi paesi. E quindi, e adesso allora io do veramente sì. Al microfono, altrimenti non possono tradurre, oppure in inglese se vuoi, in English if you want. In italiano, allora, riguardo a questo discorso di leader, del termine italiano di leader, dopo quando ci saranno delle discussioni, delle come polemiche in qualche modo, vorrei che ci parliamo un po' di un film italiano che è molto forte, si chiama Vincere. Vincere. Vincere, si tratta dell'amante di Mussolini e quanto lei era forte e leader nel suo proprio senso durante la seconda guerra. Penso che ci cominciamo un discorso su questo film. Troviamo un po' quello che ha detto Zara e tutti altri, e penso che è un punto di discorso molto importante. Io un po' racconterò il film così che tutti hanno, sanno di che cosa si tratta, così sarà un buon discorso questo. Grazie. Sì, credo anch'io che sia un punto di riflessione molto importante. Allora adesso io veramente do la parola contenta a Davide Egbele che parla di un tema molto attuale, quindi anche questo su cui si possono avere diversissime opinioni e tra l'altro su cui è difficile avere opinioni perché ci vogliono delle conoscenze di fatto della situazione, però lui esprime una sua opinione e che il tema è la rimozione del presidente egiziano attraverso la disobbedienza civile. Quindi il tema della disobbedienza civile è molto importante perché in democrazia la disobbedienza civile significa un momento di dibattito. Ci sono autori molto importanti che hanno scritto su questo tema, cito soltanto Michael Walzer, se qualcuno di voi vorrà avere delle indicazioni posso darle. Prego Aderope. Please time.
Good morning, ladies and gentlemen. My name is Adiropo Ibeleke from Nigeria. I'm a master's in development studies, major in human rights, gender and conflict studies, social justice perspective at the International Institute of Social Studies, ISS, in The Hague, Netherlands. Most of you might not have heard about The Hague, but The Hague is the peace city in which we have International Criminal Court, International Court of Justice, and we call it the City of Justice. Yeah, today I'm discussing a very important topic that inspired me so much that have generated a lot of discourse. Removal of Egyptian president through civil disobedience, interrogating new forms of citizenship rights. Well, this starting in 2011, when we have this Arab Spring from Tunisia, spread across to Libya, Egypt, now Syria, Yemen, even some of us almost witnessed it in Nigeria in 2012 during the first subsidy. A lot of things have happened that this is new form of right where citizens can hold their leaders accountable. But this presentation is going to interrogate this new form of right because of bringing it in the context of the Egyptian case. I know there are a lot of contrary opinions, but I'm not here to take our legality, whether what's happening in Egypt is right or not, but I want to provoke your thinking so that you can think outside the box and see how we can look at this. There have been various interpretations and analysis of protracted revolution in Egypt since 2011, when citizens through street actions brought down the 30 years military rule of Hosni Mubarak and the recent removal of democratically, in quotes, democratically elected regime of Muslim Brotherhood with President Mohamed Morsi has become a topic of discourse. Though the legitimacy of the military installed interim President Aldo Mansur, the former Chief Justice of the Supreme Constitutional Court, is questionable, I do not wish to take side as regards the legality or otherwise of the incumbent regime in Egypt. Rather, in joining debate of the Egyptian revolution, I will focus my attention on two major issues which the episode has brought to the fore. The first is that I intend to examine how classical notions of social contract theories construct or explain patterns and dynamics of new citizens' rights in the globalizing world, using within the Egyptian recent history. There are various strands of social contract theory. However, for the purpose of this presentation, I will invoke the rendition theory by Thomas Hobbes and John Locke. These, I just give an insight to what I'm going to discuss. On July 3rd, 2013, the Egyptian military overthrew the democratically elected regime led by the President Mohamed Morsi and replaced him with an interim president in person of Aldo Mansur. The military justified the takeover with the claim that Morsi regime has failed to respond to the demands of about 17 million Egyptians to step down because it failed to improve economic condition of citizens within a year in office. He was also alleged to be pursuing Islamic agenda, evidence in the recent enacted Islamic-oriented national constitution. Yes, there are lots of these allegations are true because democratically he was elected, and in the parliament of Egypt, there are Muslim brotherhood dominant in the MPs, and they change constitutions to suit. Yeah, that's what democracy is all about, and this raised the question of citizens. Is democracy and citizenship right always go along side by side? I think this is a very important question that we are going to see in this presentation. These allegations do not say. Well, this now brings the interrogating new form of citizenship right. The citizens' roles in shaping political events in Egypt since 2011, when Hosni Mubarak regime was brought down by about 7 million people, has further necessitated the need to examine how classical notions of social contract theories explain the pattern dynamics of new citizenship in the globalizing world. Now, we need, as you can see the pictures, Hosni Mubarak, I can see people dancing there, you know, jubilating the revolution. Of course, they are citizens, but
with what has happened with Mohamed Morsi, we need to start asking questions. Now, before we go asking questions, we are invoking social contract theories. I believe that all of us are not social science students. Many people might not understand what social contract is. Social contract is the belief that the state only exists at the will of the people, and they are the source of all political power enjoyed by the state. They can choose to give or withhold this power. These ideas by Thomas Hobbes, John Locke, and John Rawls, these are social contract theorists, and they all agree that social contract is an agreement entered into by individuals that results in the formation of a state or organized society. The prime motive being the desire for protection, which entails the surrender of some or all the personal liberties. Without us having this contract, there will be anarchy. And I will just move straight because of time. And to the first one, which is Thomas Hobbes. In the Austrian state of nature, life was solitary, poor, nasty, brutish, and short. He argues that in order to avoid this state of perpetual anarchy, people came together to institute a social contract in which all men submit power to govern their lives to a sovereign. That is to say, all of us agree that this person should be in charge of this society, because there will be anarchy if everybody is just doing whatever they like. And the call of Hobbes' argument is that once the sovereign is established, when you sign the contract, by the virtue of social contract, the citizens do not have the right to withdraw from the social contract in which they have surrendered the right to rule over their life. That is Hobbes saying that dictator or oppression regime is better than anarchic states in which where there is no contract at all binding anybody. But John Locke countered this argument and says social contract is irrevocable once the sovereign fails to perform his expected roles. Locke asserts that citizens reserve the right to protest against their elected rulers once he fails to live up to their expectations. Well, in the Egyptian case, while John Locke's rendition of social contract aptly justified citizens' action against both Hosni Mubarak and Mohamed Morsi in removing them because it was a street civil disobedience, Hobbes' rendition of social contract explained clearly the anarchy that follows the removal of Morsi. And John Rawls' social contract, this is from where I'm coming inside this presentation. Rawls argues that each member of the society had to be treated equally by having the same level of liberty. We are all citizens, we have the right to exhibit the same level of liberty. But it's worthy to note that the anti-Morsi protesters enjoy liberty to express themselves without interference, but the pro-Morsi was brutally dispersed by the military. This picture, the topmost picture, they are the anti-Morsi, and the bottom one are the pro-Morsi. They are all citizens. You can see millions. How do you differentiate between? Because they are also exhibiting their rights. And we are saying we want justice. We have the right to dialogue. If you say you have right to talk, I also have right to talk. That is what this conference is all about. Tolerance. Right to dialogue means tolerance. Let people come and express that view. Now, but I guess the options were right. An ethical state of nature. The brutal crackdown on the sittings of pro-Morsi supporters by the military that led to the arrest and death of 100 contradicted the social contract theory of justice propounded by John Rawls. Moreover, millions of Muslim Brotherhood members are Egyptians. They are not dogs. They are citizens with full right as any other Egyptians, be it secularists, be it Copts, be it Buddhists, whoever you think you are. They are all citizens. But nevertheless, they are treated and still being treated like dogs by the military. I'm not a Muslim. I'm not a Christian. But I'm a human being. And we are saying that I have right to talk. I have two most life. My position on citizenship, right? Because I have to have a position in as much as I want to talk. I believe that citizens deserve the right to withdraw their support from a non-functioning and non-responsive government that has failed to live up to its electoral promises, which is a social contract. Nevertheless, I believe that such
right should be applied democratically and in order to avoid the type of anarchy that follows the removal of President Morsi from office. Because he was democratically elected, and I believe that he even wanted to withdraw such contract because he signed the contract initially by true democracy. So he wants to withdraw the contract, it should be done by democrats. Wait. Because supporting the Egyptian model of citizenship right set a bad precedent and dangerous to the sustenance of democracy, most especially in a society that is highly polarized, divided along ethnic and religion lines. To say that the removal of President Morsi is justified as a result of street protest by the citizens, one could also argue that the protest and sitting of the Muslim Brotherhood demanding the reinstatement of President Morsi is also accepted. And this is just a kind of provoking. I'm not saying that this is right or this is wrong, but this is what we are here to do, to dialogue. In conclusion, I want to say the aborted tenure of President Morsi by massive street protest of about 17 million Egyptians has raised important issues relating to new citizens' rights in the globalizing world. Because people are following the trend, occupy this, occupy that, citizens can do this. But it is important that though the Egyptian revolution is still ongoing, hence it will be too early to make definite comments. Based on the foregoing analysis, I want to submit that in the globalizing world, citizens are not ready to sacrifice economic prosperity in order to fulfill religious aspirations. Political parties that win elections by appealing to religion sentiment needs to take care of welfare of the citizens in order to last in power. Thank you for listening. Thank you for God. Una relazione molto importante, utile per portare avanti il dibattito e anche per collegarsi con alcuni temi che sono stati trattati ieri. Il primissimo riferimento che è stato fatto alla Corte Internazionale dell'AIA, che è uno dei punti che era stato trattato ieri, era stato impostato ieri da Vecellio, e che si, a mio parere, si lega fortemente alla necessità di risolvere i problemi locali a livello internazionale, a livello di mondo globale. Perché poi tutti i temi che sono stati trattati da Europa sono temi di grande discussione al momento, sono i temi stessi della democrazia. Io vorrei dire anche qui, realtà locali in mondo globale. Allora, qui viene messa in moto tutta la viene messo in moto tutto il modello di costruzione politica, tra virgolette, occidentale, europeo, per risolvere o per discutere dei problemi che sono invece problemi di un paese che ha una sua tradizione culturale molto diversa, molto, e ha una sua non solo tradizione ma una sua realtà proprio con questa divisione tra componente etnica e componente religiosa e questa contrapposizione. Quindi questo veramente ci impegna tutti a confrontarci, non a imporre il modello europeo, ma a confrontarci con tutto quello che è stata la storia del modello europeo, perché non esistono modelli veri o modelli falsi, esistono modelli, esistono tradizioni, e però esiste anche quello che le tradizioni producono, quello che le realtà producono. Quindi ogni realtà culturale ha dato dei prodotti, ha messo in evidenza delle difficoltà, ha portato a determinate soluzioni o dissoluzioni, e quindi si tratta di guardare delle une e delle altre tutto quello che esse producono. Quindi mi sembra molto importante tutto questo, e mi sembra importante anche la ce ne sono tante di cose su cui parlare, il tema dell'equità. Non tutti i cittadini sono stati trattati allo stesso modo mentre parlavano. Sapete, Hobbes, non soltanto Hobbes, ma tanti altri autori che seguono più o meno, che dibattono questo tema dello stato di natura, del rapporto tra stato di natura e Stato,
dicevano che una volta che il popolo decide che il suo sovrano viene meno al patto, nella misura in cui si ribella al sovrano, ritorna allo stato di natura, quindi ritorna ad uno stato di non civitas, di non cittadinanza, ma semplicemente ad uno stato di guerra. Quindi ogni forma di resistenza del popolo verso il sovrano, chiunque sia, che sia un parlamento, che sia un governo organizzato, ma qualsiasi forma di resistenza è una forma di guerra civile, perché praticamente è un ritornare ad uno stato di natura dove il patto sociale è venuto meno, il contratto sociale è venuto meno. Quindi questo, ecco, noi troviamo e ci troviamo infatti di fronte ad una guerra civile, è venuto meno qualsiasi patto, non solo tra il governo e il popolo, ma anche tra le varie componenti che si scontrano l'una con l'altra. Quindi, per concludere, che non posso naturalmente parlare io, ma questi sono alcuni punti di riflessione e di dibattito, se avremo tempo per il dibattito, ma sicuramente di riflessione per tutti noi. Bene, e l'ultima cosa, la sottolineatura finale: viviamo in un mondo globale, quindi in un mondo globale significa poi anche economia globale, quindi cosa succede? Se uno Stato si trova in una situazione come quella egiziana, viene o un governante, invece di essere punito il governante, viene punito praticamente tutto il popolo, perché ci sono le sanzioni economiche, eccetera. E quindi si dice che i cittadini non sono disposti a rinunciare ad un possibile benessere per motivi religiosi o di divisione, per motivi divisivi. E quindi ecco, il mondo globale significa anche questo, significa quale impegno, chi deve sanzionare, come, ecco il problema del tribunale dell'AIA, chi deve sanzionare, come deve sanzionare, come si individua la sanzione e il soggetto che deve essere sanzionato, come si arriva a sanzionare solamente il responsabile di una realtà di difficoltà piuttosto che il popolo nel suo insieme. Ecco, questi sono tutti problemi che lui ha posto nella sua relazione, che sono molto importanti, che poi spero discuteremo magari con domande anche a lui. Allora, adesso ci sarebbe l'ultima relazione della mattina. Il programma è stato un po' rimanipolato forse rispetto a quello che avete voi, perché sono arrivate le relazioni alla fine, alcuni hanno disdetto, eccetera. Quindi scusatemi se ci sono dei cambiamenti rispetto al vostro programma. E adesso io darei la parola a Yoala de Alao, questo, che parlerà su World Peace. There is an app for that. Please time, because we have not so much time. Okay, good morning everybody. My name is Jola Dialao, and I'm from Nigeria. I currently study for a master's degree in telecom, Ecole de Management in France. I'll be speaking to you today about something I titled World Peace. Okay, something I titled World Peace. World Peace, there is an app for that. I'm sure this is the technology age. Almost everybody probably owns a smartphone, and you have apps that you like, maybe Instagram, Facebook, Twitter, something of that sort. So in my circles, we always joke that if you're feeling hungry, there's an app for that. You can just click on an app and yeah, maybe they would serve you food over your smartphone. So I'll be speaking in that sense, that if we're going to achieve world peace, and we in this technology age, there could be an app for that. Okay, I like to argue here that we are all fundamentally the same. I have a picture here with Tom and Jerry having fun, probably on the beach together. We know that Tom and Jerry are always at each other's
throats, always doing something to annoy the other person, and yeah, they get into fights regularly. So Jerry says, how do these humans think they are different? They all look the same to me, right? Tom baffles me. They're all out fighting themselves while we enjoy summer together. The irony. We have a shared history and the same basic needs as human beings. We may all look different, brown hair, black skin, brown eyes, blue eyes, tall, dark, short, long hair, kinky hair, but we are all the same as human beings. We have the same feelings, the same basic needs for food, for clothing, for shelter. We feel pain, emotion. I mean, you put a black person and someone from maybe America or Europe together, and you put them through the same treatment. You know, you harass them, abuse them, they feel the same things. There's no black emotion or white emotion. It's a human feeling of love, of hate, of pain, of hunger, the same things. So fundamentally, even though we look different, we are all the same, and we want the same things. So despite our real or perceived differences, oh, I'm Muslim, oh, I'm Christian, oh, you're Buddhist, oh, you eat pork, oh, no, I don't eat pork, we are all the same. We just have different preferences. Underneath all of the things that we cover ourselves with makeup, with hair, with clothes, your clothes look different from mine, we are all the same in the base of everything. So what matters to us now in our world, even as before, is that it's not how much different that we are from one another, but how much of the same we are with one another, how we want the same things. We want to feel loved, we want to feel included, we have a need for self-actualization, and we all need an enabling environment to achieve our full potentials. That is what we all want, basically. So here, this is Global Peace. There is an app for that. You can click here to learn how to have a Nigerian-themed wedding. You can click there to have lunch with a Yemeni person. Click there to play chess with a Pakistani. Click there to learn how to make Belarus draniki. Belarus draniki is some special dish that the Belarus people like, right? So as you have your smartphones, click here to do this. Click here to do that. Click here to take the train to Paris. Click here to know the flights to Trieste, for instance. We can have technology apps that help us interact with one another, even as we already have now, really, like Facebook, Twitter. You can meet someone for the first time on the internet. So these days, initial exposure to foreign culture happens over the wire, usually through social media, through cable television, much more than travel. So that with the use of the internet, because these days, compared to 10 years ago, we have more people on the internet. We have larger capacity in terms of bandwidth, in terms of what we can do over the internet. We can stream videos, we can view pictures. There is YouTube. You know, I can sit in my parlor in Nigeria and do a video, and somebody is watching in America, somebody is watching in Pakistan, and all of that stuff. So with increasing availability and use of the internet, globalization, which is the concept that we have because we have borders taken away, and with the internet and all of that stuff, with more trade, globalization connects more people across the world. So that even underrepresented economies, or emerging economies, like say my country, Nigeria, are represented in the global sphere of things. So it's not much about, oh, I have money to travel to Paris, or I have money to go to London, or I'm going to holiday in Abu Dhabi. You may not have all the money, but you would have money to probably access the internet, because these days the internet is something that is more of food, light, clothing, and shelter, especially in the modern world here. So it's like, oh, I don't have internet. It's like, oh, kill me. beyond that, we have beyond the global village of the elite and global and globe-trotting citizens who have the opportunity to travel abroad all the time and go for summer holidays, the rest of us who probably don't have all the money, we have the opportunity to be included in what we call the global village. So that someone in some village in Ghana with a mobile phone can send an SMS, can access the internet, can see things that are on YouTube. That is global as far as it goes right now. So maybe sometime maybe we can shake our hands through the internet, through the computer screen, I don't know. So now, hello connected world. This is where we are, a time where we can all interact with one another over the wire.
even without seeing ourselves. There is Skype as well, you know. You can be in Cuba and talk to your parents in America. There are really no boundaries these days. So welcome to your massive open online course. This is what we call MOOC. I don't know if you've heard of it. There are providers like Coursera, Udacity, UDX, Khan Academy. These are online platforms where you, you know, like they create like a classroom environment, and they offer courses like how to program a computer, physics 101, chemistry 101, how to make Nigerian fried rice or something like that. You know, so here I have something I made up for myself, Human 101, cultural diversity, or a world where we all did the same things in the same way, offered by the University of Life. Traditionally, on MOOCs, we have offerings from Stanford universities, universities that we consider Ivy League, so that I in Nigeria, my computer in Nigeria, can subscribe for a course that is offered in Harvard University, and I take some tests, I listen to my lectures, I contribute with and interact with other people from other countries, and then if I want, I write the exams and get a statement of accomplishment from Harvard. See? From my living room in Nigeria, or from my, you know, small classroom in Nigeria, or something of that nature. So here I'm saying this is offered by the University of Life, which is fictitious, but you know, life is a big university that teaches us so many things. Now, course materials, we have videos, readings, problem sets, interactive user forums, because on MOOCs, you have all these things. You have videos of, like, I took a course in democracy development for the first time on offered by Stanford University. So beyond my, I don't have a social background or, you know, social science background. I have an engineering background. So for me, my own definition was democracy was government for the people, by the people. So, you know, so cliche, everybody says that, right? So when I took that course, it allowed me to understand, you know, the growth of democracy around the world, to understand the peculiarities of different countries, why maybe democracy is, as the Western world sees it, or as America sees it, is not exactly the full solution for all of our world problems, in that countries should be allowed to, you know, grow into their own democracy. So in that way, so many people from around the world, probably 100,000 people with internet connections, were on that course. And, you know, the good thing about that course is that they are even offering it again. So many people come together, share ideas, interact, you know, and try to pass information to one another, so that even when you come in with some kind of bias, when you see views from people in a constructive way, you know, because you know that on the internet people can get really nasty and say, oh, you said this nonsense, this person said this nonsense. But with MOCCs, this, it gives us a structured environment when people know that it's like a school, like a classroom, so they come together to learn and, you know, pass ideas and exchange ideas in that form. So hopefully, definitely, more like 95%, there will be. It provides a forum, you know, where people will exchange ideas in a clean manner, if I can say that. And there we have lecturers, Professor Fon and Professor Boring. How boring would our lives be if we all did the same things in the same way? If we all looked the same? If we all did this really? So this is the time where we know that even if we were the only ones on earth, if we were only black people on earth, for instance, the diversity will, even with black people, for instance, with Africans, there's a lot of cultural diversity. In my culture, for instance, I'm Yoruba from Nigeria, in Oyo State. There are different types of Yoruba people, different sections of the language. Thank God that we do not do the same things the same way. How boring in our lives. We probably die at 50 or at 20, because really, there's really nothing else to do. So we cannot achieve either individual or collective aspirations and goals without deep understanding of ourselves and our roles as global citizens. It is imperative that beyond expanding borders of trade, we open our minds to dialogue, see through one another's lenses, walk a mile in one another's shoes, appreciate our histories, and open ourselves up to new experiences. Learn to understand, accept, and love one another. Inasmuch as we have the history, oh, there was slave trade, there was World War II. In all of this, if we sit down and analyze these things, we all have the same history. We all have good and bad people. We've all been bad. I've been bad in my life. I will probably do something nasty again sometime. At the bottom of it all, we are all the same. We make the same mistakes. So we accept that we are all flawed. If we are all flawed, we can, you know, interact, understand, oh, you hurt me at this time, you did these things.
some of these things are in the past. I cannot sit down here today and say, oh, some countries enslaved my country, or my great-grandfather was a slave, so I'm going to keep protesting, keep, you know, times have changed, things have moved on, we've all made mistakes. So collectively, we can exchange ideas. How did we go wrong? What can be done? Who needs help? Who has more to give? Right, people say probably Africans are poor and all of that stuff. There's a representation of the media that says, oh, there is war in Yemen. In Yemen, there is war in Pakistan. The first time I met someone in school from Yemen, I'm like, whoa, there are people in Yemen. But the people meet me and say, really? Boko Haram hasn't killed everybody in Nigeria. There should be, it offers us a point where, you know, we put our things together and, you know, learn to share ideas and see beyond this stereotype of, you know, a particular a media representation that we see all the time. Okay, my last slide now. Okay, so I have here that massive, we have 8 billion people, open access to the internet for all of us, hopefully. And governments will be responsible not to know that the internet is a resource that we all need, and that online, there are no barriers across time zones, rivers, mountains, valleys, high or low, causes the way we share ideas, culture, and beliefs with one another. On my last slide here, I have Tom and Jerry looking happy together. We all know that they have a troubled history. Tom looking for Jerry's trouble, Jerry eating Tom's food and disturbing him. If they can love one another, if cats can love mice and mice love cats, probably the two causes on the internet, you know, MOCCs, you know, you have it, it says, why cats and mice fight, and why we both have whiskers and tails, and so why do we fight? They're similar in some way. So really, we're going to have to choose global peace, interact, learn, and understand via MOCCs. I encourage every one of you today to Google MOCCs, Massive Open Online Courses, and try to take courses. And I also put this out to the providers that they can, you know, structure courses that help people interact and learn and share things together all around the world. So. And when you do that, you like on Facebook, share on Instagram, share on Twitter, and all of that. Thank you for listening. Mi piace, a parte va bene l'utilizzazione di questi sistemi attraverso internet, eccetera. Mi piace sottolineare una cosa per queste app di cui lei ha parlato. Mi piace sottolineare il fatto che c'è il tentativo di far passare, di far entrare nelle singole culture, tutti, nelle diverse culture, attraverso delle esperienze, cioè attraverso l'esperire determinate cose, che può essere certamente il cucinare un certo cibo con quelle realtà, ma possono essere anche cose, e quindi secondo me bisogna andare verso questa direzione, più forti, più profonde. Per esempio, tempo fa una nostra amica che è là in fondo scrisse in Facebook che aveva provato a fare il digiuno come i musulmani, un giorno di digiuno durante il mese del Ramadan, per cercare di sperimentare che cosa significasse per una persona che ha voglia di mangiare fare un digiuno che abbia però un valore, sì, lo so, Antonella Rizzo che è là, mi ricordo bene, vedi che io seguo Facebook, non sono una vecchia arretrata. Ecco, questo modo di lavorare, quindi bisogna lavorare veramente, secondo me, a costruire delle cose in cui le esperienze diventino sempre più significative, sempre più interne alla cultura, a quella cultura che poi provoca invece le contraddizioni, perché magari cucinare un cibo, fare un gioco insieme può certo avvicinare le persone, ma in uno spazio che non è uno spazio conflittuale. Invece il problema è cercare di trovare forme di esperienza, di provocazione dell'esperienza, di promozione di esperienze che entrano in spazi che sono invece potenzialmente conflittuali. Perché come io dico sempre, anche se tra di noi il dialogo è molto facile, perché noi vogliamo dialogare, in realtà poi il dialogo è difficile, perché ci sono mille ostacoli che vengono posti al dialogo. E quindi bisogna trovare appunto delle forme. Quindi io condivido questo atteggiamento, questa idea,
pensando che questa idea dovrebbe diventare sempre più importante, più forte, più articolata attraverso la complessità dell'esperienza umana, che è certo basicamente, come dicevi tu, alla base tutti abbiamo bisogno delle stesse cose, però appunto ci troviamo poi in realtà completamente diverse, e quelle realtà completamente diverse poi creano, inducono esigenze diverse, e quindi questo poi è il problema, è ciò che pone problema, al di là delle nostre volontà e delle nostre, insomma, del nostro desiderio. Bene, allora adesso noi avremmo un quarto d'ora fino alle 11:05 di pausa. In questa pausa chi vuole soldi si avvicina a me, se li vuole. Poi un'altra cosa importantissima, un momento, tutti quelli che vogliono mangiare devono dirlo, devono segnare con Pier Vittorio, credo, tutti quelli che vogliono mangiare, e se qualcuno oggi c'è carne di maiale, quindi se qualcuno non mangia carne di maiale o è vegetariano lo deve dire, per favore con precisione, perché altrimenti il cuoco impazzisce. Quindi noi dobbiamo sapere esattamente quante persone oggi mangiano. Ehi, voi due là dietro, ascoltatemi. Marcin e Antonella, non siate indisciplinati. Volete mangiare oggi? Sì, allora dovete segnarvi. Quindi tutti quelli che vogliono mangiare devono segnarsi e dire muslim, eccetera, eccetera. Va bene? Mi raccomando. Altra cosa, chi vuole leggere poesie domani pomeriggio, per favore me le porti oggi o me le mandi per email, perché così io le traduco stasera. Soldi. Bene. No, facciamo la cosa con la...
Okay, another one. No, he's just. Thank you.
Yes, because you want. È venuta? Good. Okay. Tra nazioni, tra continenti, l'unione di popoli, di culture. Non so, io ho parlato per può stare? Ok, aspetta, fai agli altri. No, non lo sapevo io. No, fai a loro. Se una volta si considerava il certo. Allora, dopo parliamo. Sì. The joint speech. Flash? Put on all on Facebook. Yeah, sure. Take the flash. Thank you. From where? From Bergamo. From where? Is it okay now? Yeah, you are. Thank you.
Because this is I asked for and this is I received. Okay, I will. Non ha firmato la firma? Ah già.
Devi firmare, no, devi firmare due volte, qui significa che chiedi il rimborso, eccetera, sì, che hai ricevuto. Questo è quello che il boarding pass. Questo è il boarding pass. Questo è quello dell'albergo? Sì, ieri. Sì, è vero. E questo è la del Bruce de Gaines per l'aeroporto. E questo è l'aeroporto a Metz, al Mestre. E dopo questo è il treno. Questo è il going pass. Yeah. Thank you. Mi raccomando anche per il ritorno. Sì, sì. Non so se farò la doppia perché dovrò... Sì. Anche questo l'aeroporto 28. Questo è solo uno perché è quello solo di me. Questo non c'è bisogno di. Allora questo è il treno di qua per tornare a. Sì. Per tornare a Mestre. Il Trieste. Sì. Sì, questo non fa 11, sì, vero. Dove non sono sicure qua, perché... Sì, due. Se non le faccio due, sì. Qua non sono sicuro perché al ritorno mi sembra che ritornerò di Charleroi, però non c'è problema. Cercherò di fare qualcosa. Sì, sì. Sì, davvero. Allora, sì, sì. Oggi è 4 e 5, no? Oh, no, grazie alla data di oggi 5. Thank you.
Mozambique. Nel libro with my slide off.
talk about. I will send you this in return from Venice to Mastic from 36. Six. Return. My return flight. I will save you. I will send everything. This is the boarding pass. Boarding pass. From Geneva to Venice. And from Venice to Maastricht. Train ticket from this state to Venice. This is normal, but it is not normal. It's normal because Okay. I speak always jazz. But it's something like Tom and Jerry. Okay. So it's not my level. Okay. I'm not my level. Then from Venice, from Maastricht to Venice. Do you have to put my loan here? That's right. Then from Geneva to Venice flight to 35 minutes. Maastricht to The Hague. One euro.
Cominciamo, sedetevi. Per favore, entrate, cominciamo. Forza, siamo molto in ritardo. We are very late, per favore. Ho capito, io questo... Allora le PowerPoint aperte a tutto schermo, possibilmente. Perché siamo Allora, con chi si parte adesso? Allora, noi abbiamo adesso la relazione di Ekaterina Matvieva, che viene dalla Federazione Russa, che si intitola Cultures of Mixed Couples in the Era of Globalization New Citizenship. Ecco, Ekaterina, a te. Mi raccomando i tempi, cercate di dire le cose essenziali, no? The essential idea, because we have a problem, a times problem. With me it will be kind of difficult because it's already an extract of my dissertation. I know, we have to do extra. I know this because I am always in conferences and I have always to do extra abstract from abstract. Can you imagine my shock? Okay. When I opened, you know, the requirements, and it was like, you know, 7,000 characters, and I thought that it was 7,000 words, and my dissertation contains 8,500 words. Yeah, so, but now it's okay. All right. I know this problem. I understand because I have also this problem too when I go in conferences. Okay. So everybody is ready? No? Not everybody. Martin! Okay. Anche Antonella con tutti quei riccioli. Ogni riccio è una. So. Siete pronti? So ready? All right. So let's start. Today I'd like to dedicate my talk to intercultural relations. First question to you guys: who has this experience? Who is right now in intercultural relations? So I mean, who's right now going out or who has gone out with a person from another nation or another culture? Please raise your hands. It's just, you know, for curiosity. Yeah. We can see. Okay. I like it. So yeah, this question right now is really relevant. It's actual. So when I decided, you know, to start my dissertation, so I was a bit indecisive because I didn't know how I would go, you know, to put it into life. Now it's my second year of master, so I'm going on still with my dissertation. So you guys who has risen your hands are already on my list. I'm going to interview all of you after, you know, for my records. All right. So French have a saying: "Le cœur est sur raison que le cœur ne peut faire." Which can be translated, the heart has reasons that reason doesn't recognize. So basically, when somebody
from, you know, another culture, another nation, comes waltzing into our life, nothing else matters. So we are just falling in love without taking into account culture, race, skin, language, whatever. We are just, you know, already dizzy with this feeling. But what's going on? According to Robert Bean, so one sociologist and anthropologist of 70s, we are attracted to people from the same nation, from the same race. It was, you know, it was in 70s. But right now, as we've already talked so much about globalization, we can see that the world has changed. And right now, while the globalization is swollen, so everything is changing, and we just mixing up with people, you know, having best friends, having partners from other cultures, and we are quite happy with that. So we can say already that this burn is outdated. Then we are talking about another sociologist, French sociologist, Pierre Bourdieu. Probably some of you has studied, you know, his works about habitus and about capitals, like cultural capitals. Here we're talking about traditions, let's say, or about culture, or what is put into our heads while we are, you know, while we are brought up by our parents. So it's really important because all of us coming here with our own traditions, our own views, you know, of the whole world, of other cultures and stereotypes, sometimes can change our views under somebody's influence. Yeah? So it happens. So do you agree with me or not? So sometimes you can change it. Yeah? Okay, good. So, right now I'd like to demonstrate to you a few proofs of, you know, positive vision on intercultural couples. So we should remember our history, I mean like world history. So where we can see that from the old time in all nations these intercultural couples existed. So let's see. Here we have, do you know who are they? No. So they are Cleopatra and Marcus Antonius. So already, you know, in the time of Cleopatra we had these, you know, mixed couples. Sorry. Then we have, you see this picture more or less, so it's like Henry VIII and Catherine of Aragon. Then we have Sylvia Path and Ten Hughes. So if you don't know, then just, you know, check Wikipedia. I don't like, you know, I don't feel like going into history. Then we have Moses and Zipporah. So as well, we have a cartoon about them. Then we have Pocahontas, this famous, yeah, Pocahontas, yeah, with John Rawl, yeah. And then we have John Lennon and Yoko Ono, yeah, one of the famous, you know, the most famous couples in this sense. So it's really, really important if we are talking about mixed cultures, because if we look back, let's say at the beginning of 20th century, or maybe Nazi Germany, you know, it's not good to just, you know, to talk about it right now, but still, it's reality. They were against all these mixtures, you know, of races. They wanted to have couples from the same race or from the same nation, culture. But again, if we look now at our world, it doesn't matter. Right now, culture within nation or like, you know, national culture is not already the same as it used to be. So the point is what I'm interested in, and I hope that in 1 year I will be able to tell you the mechanism, the instruments, how does it work. I don't want, you know, to answer the question, so does it work or not, because obviously it works, but we don't know how does it work. If somebody of you knows, please raise your hand and tell me, but I'm not sure that you know. The point is that everyday life contains some, you know, small, let's say, actions, yeah, some traditions, even like, you know, the time of the meal. Because if we ask ourselves about even the time of our breakfast or our lunch or dinner, we all have different time. So, and when we are with friends from different cultures,
we can adjust, you know, we can go on compromise and decide somehow. But when we already live with a person, live with a partner, we have to tackle it, we have to tackle the reality and really try to seek the solution, you know, out of the situation. Just, you know, these examples about mealtime are simple, but if we dive into all the problems, we'll see that there are, like, you know, a lot more. But I don't want to demonstrate to you, like, you know, mixed couples have lots of problems the way more, like, you know, normal couples. I don't think that is true. Probably it's not challenging, but more interesting, let's say. But it doesn't, what is that? But it doesn't mean that they have more problems than normal couples. What to do? Help me out. Help me out. So I held a test drive, taking interviews of people who already, you know, currently going out with people from other nations, other cultures. And what happened? What I noticed is that all these people are open, you know, to other cultures. They're open-minded, and they feel like going into globalization and developing. So we can talk about multicultural identity. It's really important because I guess that people who still can't dive into this theme of globalization, can't get adjusted to, are risking, are taking the risk of being completely lost in this global world. So what I think, we have Ma'alov, and you can read it, you know, in my paper, who says that a person is influenced by different cultures, yeah, or which he sees every day. So basically, we are like, you know, we have lots of components of our identity. For example, I lived after Russia, so I lived in Poland, Spain, and Italy, and so I can say that all these countries influenced me, and I feel like, you know, a bit of Italian, a bit of Spanish, a bit of Polish, you know, and the hugest part Russian. So, and it's really fascinating because how Ma'alov says what makes me me and no other is that being on the edge that may belong to different cultures. You know, and is that being on the edge of two cultures, probably, or two, three languages, you know, of various cultural traditions. And this is precisely identifies my identity. So if I just, you know, if, for example, I say, okay, I lived in Spain, but I don't have any kind of connection with Spain. It's not true, it's wrong, because it's as if somebody just cut, let's say, my, you know, I don't know, my wrist, you know, my finger. So in this case, I won't be like, you know, fool. So it's the same about all of you who have already lived somewhere or who's hanging out with other people, you know, partners or friends from other cultures. Because all of us are influenced, you know, by other cultures. It's important. So, and in the connection with this dissertation, I'm a part of another project which is dedicated to cultural shock. And you as well, you're warmly welcome to contribute, because what we're trying to do, we're trying to collect, you know, the stories of cultural shock into cultural relations. It can be, you know, stories about, say, I don't know, how you came here and you were shocked by some, you know, tradition or by somebody's behavior, somebody's action, or you were shocked in your relation with a, you know, partner from another culture.
so it's up to you. I will show you where to write. So basically, how we can conclude it, I guess, just in order to fill the time, that, you know, it's a saying of Johnny Mercer, he is like a songwriter, who rush in where wise men never go, but wise men never fall in love. So, how are they to know? So, that is, you know, that is my presentation for now, and these are the contacts, if you need. So, basically, how you can find me in Facebook or contacts here, so VK, and as well, like, Culture Unfolded, cultureunfold.it is our project about cultural shock, where you're free to visit. And then it's another, you know, like VK Europe Online or Facebook Europe Online is my blog dedicated to different like cultural and education opportunities for students, or basically for Russian-speaking students. And if you feel like, you know, reading the whole presentation, I mean the whole dissertation which I already written, so just, you know, feel free to write me and ask, because you never know, probably in your master or PhD studies, yes, you want to open it. Okay, great. Thanks. So, just you never know, probably you will just, you know, tackle this problem. What are you doing? It doesn't work. Yeah? Good technician. Good guy. Okay. Yeah. So, that's it. If you have any questions, just, you know, feel free to ask or to comment. No. I guess not. So, that's it. Due cose volevo notare che mi sembrano importanti. Primo, questo fatto che noi siamo un'identità che dipende da tante cose. Quindi il primo punto è la consapevolezza di questo, e quindi anche il diffondere un nuovo modo di parlare di identità. Io credo che dai giovani, dalle nuove generazioni e da chi poi aderisce a questo modo di essere, che sia vecchio o giovane, sia molto importante parlare di identità in modo diverso, perché sulla nozione di identità, sul fatto di parlare di identità, si sono costruite tante cose, ci sono tanti luoghi comuni, le radici, l'identità, eccetera. Tutto questo è retorica. Noi siamo in continuo movimento, nel tempo e nello spazio, questa è la sua essenziale, la tesi forte, mi pare, che siamo in continuo movimento nel tempo e nello spazio, e quindi la nostra identità è sempre di confine. Molti studiosi hanno parlato di questo, e questo credo che possa diventare parte del dialogo comune. E poi mi pare molto interessante l'analisi degli shock invece culturali che sono stati subiti, perché questo poi è uno dei passi per superare determinate problematiche. Diciamo che io ho tanti progetti, so I have so many projects that actually I can't just, you know, dedicate all the time, you know, talking about all of them. Just, you know, feel free to visit, feel free to contribute, and feel free to ask me any questions about any of the projects. I mean, it just, you know, it's always interesting to collaborate, and it's with different people from different cultures. If we're talking about this Culture Unfolded, this cultural shock project, we are like completely different, like 7 people, and we are like Russian, American, Indian, Hungarian, and so we are working together, and it works actually. And it's amazing, because it shows again how people from different cultures can be together, how can they get adjusted to each other and to each other's methods and as well modes of working. It's amazing. So thank you. Grazie, obrigado, merci. E se posso aggiungere, più sono le persone che riescono a superare questi shock culturali e a vivere insieme, quindi più questa possibilità di vivere insieme si moltiplica, più gli ostacoli che invece vengono posti dall'alto, dal potere, dagli stati, dalle frontiere e così via, troveranno a loro volta un'opposizione democratica.
quindi un'opposizione che sarà, che diventerà sempre più irresistibile dall'altro lato, quindi la resistenza sarà nostra e irresistibile, sarà la nostra, irresistibile il nostro potere, il potere di chi sta insieme, di chi vuole stare insieme. Attualmente non è ancora così, naturalmente, abbiamo ancora in continuazione. So we can just ask ourselves, so if two people from different cultures, different languages are living together, then eventually they're going to have children. And children, so it's just, you know, it's going to be crazy because they will be bilingual or maybe even multilingual. And so how are they going to adjust? It's, you know, it's like another subject of the study, actually, because still we don't know about it much. So it's not efficient for us. So probably it will be one of, you know, subjects, you know, dissertation, you never know. Certo. Bene. Volevo dire una cosa che non c'entra con questo discorso al momento. Volevo dire, siamo in streaming adesso e se andate su Facebook, sul gruppo del forum o, insomma, o sul canale YouTube di Gabriella, lì trovate il link che potete mandare ai vostri parenti che possono vederlo adesso in diretta, quindi possono vedere voi, possono vedere gli altri che parlano e sentirvi, e quindi se mi aiutate a mandare, a spedire il link, mi fate un favore. Fate un favore a tutti quanti, anzi. Grazie. Sì, sì, tutti. Tutti in streaming. Tutti in streaming. Adesso mamma, papà. Il link, scrivere il link. Allora, sì, siamo un po' all'inizio in questa tecnologia, quindi non siamo ancora molto abili, però dipende da tutti noi anche utilizzare sia Facebook, ma anche, io direi, per cose più che possono rimanere, perché Facebook è veloce, cioè quello che viene postato in Facebook viene superato immediatamente, dopo un po' già nessuno lo vede più. Allora, usate Facebook, usiamo Facebook tutti quanti, però usiamo anche poi luoghi più stabili come il sito dell'associazione, il sito del concorso, del progetto, dove se voi volete mettere delle cose possono poi rimanere lì, quindi basterà che voi me le mandiate e io le inserisco in una pagina apposita. E quindi tutto quello che voi mandate, anche le relazioni che mi sono state mandate, io posso inserirle. E quello può essere visto da tutti permanentemente, perché ripeto, Facebook, almeno per come lo conosco io, non sono molto brava perché non ho tempo di lavorare tanto in Facebook, però per come lo conosco io, Facebook è transitorio, cioè si mette un post e dopo 10 minuti già ce ne sono altri 10 sopra e quindi vanno un po' perduti. Quindi vi prego, veramente utilizzate questa possibilità e frequentate sia la pagina Facebook, sia poi io vi darò il link a tutti, le pagine del concorso. Rimarrà l'indirizzario, quindi scriverò a tutti, a voi e anche a tutti quelli che non sono riusciti a venire. Metterò anche i testi che mi avevano mandato alcuni ragazzi che non sono riusciti a venire, altri non mi hanno mandato i testi, e così sarà tutto un po' diciamo socializzato e ci saranno momenti di riflessione, perché sono problemi così importanti in cui bisogna riflettere. Prego. Ah, no. Bene, allora adesso io ho deciso con Ari che la relazione di Ari viene rimandata a domani mattina, perché domani mattina ne mancano due, e invece ci sono adesso le relazioni di Maria Francesca Casamassima, Aldo La Stella e Luigi Procacci. Cos'è? Non ho... Cosa succede? Per le 15. Purtroppo ci sono stati molti cambi di programma, ci sono stati molti cambi di programma perché ci sono stati molti cambiamenti nelle persone che arrivavano. Io ho dovuto cambiare questo programma molte volte, ma comunque va bene lo stesso, ce l'ha il testo, no? Va bene. Allora, benissimo, Maria Francesca Casamassima. Eccola.
Buongiorno a tutti, cari amici intervenuti, sono Maria Francesca, ho 27 anni e vengo da Corato, un paese della Puglia in provincia di Bari. Ho chiesto di partecipare al Forum Mondiale dei Giovani con l'idea che una piccola goccia di inchiostro, come quella che andrò ad esporvi, può contribuire ad alimentare la riflessione personale e il dibattito comunitario che in questi giorni ci vedranno attivi protagonisti. Il mio intervento in particolare richiama un tema a me caro ed importante per il futuro dell'odierno sistema globale, affinché nella diffusione del concetto di nuova cittadinanza possa trovare spazio anche la lettura e l'accesso alla conoscenza come modalità per un approccio interculturale. In biblioteca, infatti, la conoscenza si esprime nella capacità di accedere e far uso di saperi e competenze per porli al servizio della comunità, alimentando il progresso sociale e culturale della persona, in quanto titolare di diritti e doveri iscrivibili in un contesto relazionale e solidale. La cultura, quindi, trova nei libri forma di solidarietà e di responsabilità sociale e nella donazione la sua più completa e totale efficacia. Da questo punto di vista, diversi sono gli esempi che potrei considerare per esprimervi nel concreto ciò di cui vi sto parlando. Un caso a me vicino è rappresentato dalla Biblioteca Comunale di Corato, nata dalla donazione dei circa 4.000 libri appartenuti a Matteo Renato Imbriani, che da biblioteca privata sono divenuti fondo costitutivo di una biblioteca pubblica e quindi patrimonio di tutti. Uomo politico del Meridione, Matteo Renato Imbriani ha combattuto sin da giovane per la causa di unificazione italiana e per le cosiddette terre irredente, facendosi promotore di un dibattito culturale che attraverso la sua azione solidale nei confronti delle giovani generazioni coratine ancora oggi avvicina ed unifica. Più recente invece è stato il caso di Lampedusa, dove sono giunte fino al mese scorso oltre 400 scatole contenenti migliaia di libri provenienti da tutta Italia. I volumi sono stati donati da cittadini privati, associazioni, case editrici, comuni, enti e altre istituzioni che hanno accolto l'appello lanciato dal sindaco della città per l'apertura di una biblioteca fino ad oggi inesistente sull'isola in quanto priva anche di una libreria. È nata così, nel giro di brevissimo tempo, un'intensa mobilitazione sociale e culturale, sostenuta dall'idea che leggere apre le menti ed allarga i confini del mondo. L'avvento della globalizzazione ha mutato la visione tradizionale di biblioteca, che secondo una concezione consolidatasi nei millenni, la riteneva il deposito della memoria scritta dell'umanità. Il termine biblioteca, infatti, trae origine dal greco bibliotheke, costituito dall'unione di biblion, che significa biblioteca, e teca, appunto, teca, ripostiglio. L'idea di biblioteca pubblica, nel senso comunemente intesa al giorno d'oggi, è nata dal contesto della società industriale e precisamente dei paesi dell'area anglosassone intorno alla metà del XIX secolo. Considerata come un'infrastruttura funzionale allo sviluppo della società, è solo nelle fasi storiche successive alle due guerre mondiali che si carica di valori che vanno oltre le sue funzioni specificatamente biblioteconomiche per assumere intense connotazioni politiche e sociali. Nel corso del XX secolo, infatti, graduale e costante è stato l'affermarsi dell'idea di biblioteca pubblica come istituto della moderna democrazia rappresentativa, perché fondata sui principi della libertà di accesso all'informazione e della parità di opportunità di crescita culturale per tutti gli individui. Difatti, le caratteristiche di base della biblioteca pubblica sono strettamente ricollegabili alle tematiche primarie della cittadinanza, in quanto la sua mission consiste nell'essere centro di diffusione della conoscenza, finalizzata a garantire a tutti il libero, indiscriminato e democratico accesso alla cultura e all'informazione. Ciò avviene attraverso la predisposizione di servizi e di iniziative che sappiano accogliere lingue e culture differenti, garantendo il riconoscimento delle diverse identità culturali. Essa poi sembra particolarmente adatta a sostenere le politiche di integrazione e di coesione sociale attraverso interventi culturali mirati, capaci di renderla protagonista di una fitta rete di relazioni umane,
In primo luogo perché si tratta di un'istituzione capillarmente diffusa, con una presenza significativa anche in territori degradati. In secondo luogo perché è territorialmente radicata, concentrando la propria azione nei confronti di un'utenza locale. Infine, perché utilizza gli strumenti tipici della diffusione della cultura e della conoscenza con finalità sia educative che artistiche. A conferma delle esigenze interculturali emerse in questi ultimi decenni, l'edizione del 1994 del Manifesto dell'UNESCO per le biblioteche pubbliche esordisce con la seguente dichiarazione: «La biblioteca pubblica, via di accesso locale alla conoscenza, costituisce una condizione essenziale per l'apprendimento permanente, per l'indipendenza nelle decisioni, per lo sviluppo culturale dell'individuo e dei gruppi sociali. La biblioteca pubblica è il centro informativo locale che rende prontamente disponibili per i suoi utenti ogni genere di conoscenza e informazione. I servizi della biblioteca pubblica sono forniti sulla base dell'uguaglianza di accesso per tutti, senza distinzione di età, razza, sesso, religione, nazionalità, lingua o condizione sociale. La dimensione etica e sociale del manifesto è stata ulteriormente rinvigorita poi dalla dichiarazione sulle biblioteche pubbliche redatta nel 1999. In essa le biblioteche sono indicate come strumenti chiave per garantire l'accesso libero all'informazione di qualità e il loro ruolo strategico viene polarizzato su quattro azioni fondamentali: favorire l'esercizio della democrazia e della cittadinanza, sostenere lo sviluppo economico e sociale, garantire l'apprendimento permanente, rafforzare l'identità culturale e linguistica, promuovendo azioni di integrazione interculturale dei cittadini. È chiaro quindi che il legame tra le funzioni della biblioteca pubblica e le problematiche dell'attuale società multiculturale è molto più stretto di quanto possa apparire a prima vista. Come sostiene Marta Brunelli, la biblioteca è un istituto unico per la sua capacità di agire nel senso della democratizzazione delle conoscenze attraverso l'erogazione di un servizio sviluppato sempre più in molteplici direzioni e verso pubblici altri che emergono con tutte le loro problematiche di rischio, di vulnerabilità, di esclusione sociale. Una community che, attraverso il web, è capace di condividere illimitatamente i suoi contenuti, ovunque e in qualunque momento, ed interiorizzarli come fonti di apprendimento del sapere. Perché l'esclusione sociale e culturale, oltre a generare emarginazione, pone un serio limite alla crescita pluralistica della società e costituisce una minaccia per la convivenza pacifica. Di conseguenza, anche attraverso la partecipazione volontaria di ciascuno di noi, possiamo contribuire a migliorare l'azione delle biblioteche di pubblica lettura, aiutandole a trasformarsi da semplici istituzioni in agenti culturali che favoriscono la coesione sociale, avviando nel corso del tempo politiche economicamente sostenibili. La conoscenza, quindi, come bene globale, presuppone la facoltà di diffondersi ovunque liberamente, come di un sapere comune custodito in una biblioteca senza pareti ed accessibile a chiunque lo desideri per mezzo dell'avvento e dell'utilizzo delle risorse elettroniche. Il contesto sociale in cui viviamo, però, è intriso di molteplicità e complessità culturali, umane, economiche, politiche ed ambientali che devono essere riconosciute come risorse imprescindibili da mettere a disposizione di tutti, perché costituiscono la vera originalità e ricchezza della nostra società, che si pone molto spesso a serie problemi di emarginazione. Un rischio è questo oggi che riguarda molte categorie di persone. Evidente dunque che la cultura del bene globale rappresenta la nuova sfida con cui deve misurarsi l'impegno civile di ciascuno di noi nei prossimi anni, e in questo obiettivo siamo tutti coinvolti: famiglie, giovani, lavoratori e ovviamente istituzioni pubbliche e private. Come l'acqua, anche la cultura non può essere declinata in chiave di possesso, chi la compra o di chi la taglia, ma rappresenta una forma di condivisione. Oltretutto, i teatri, i musei, le associazioni e le biblioteche non sono solo un patrimonio collettivo, ma costituiscono anche lo spazio in cui si alimenta o viene pregiudicata la capacità stessa di dare un valore a questo patrimonio. All'interno del bene comune, poi, il bene culturale occupa un posto fondamentale che va condiviso, rispettato e tutelato, pena l'abdicazione del proprio essere umani e cittadini.
Ed è indubbio che uno dei beni fondamentali ed imprescindibili per tutto il genere umano è il libro, custode del sapere di ogni cultura, oggetto di venerazione e di conseguenza anche di distruzione, per la paura che il suo enorme potere porta con sé. È nostro dovere morale, quindi, proteggere questi beni dalle ingiurie del tempo, dall'uso improprio e dai danni provocati dall'incuria umana, col fine di preservarli e trasmetterli alle future generazioni, affinché continuino ad incentivare misure ed azioni di nuova cittadinanza, sempre più globale e solidale. Grazie. Grazie, molto interessante anche questo contributo, che è partito dalla rappresentazione di una buona pratica locale, perché poi noi parliamo di cose molto importanti, ma sono importanti anche le buone pratiche locali, se queste buone pratiche vengono realizzate, pensate e realizzate nella prospettiva di quello che è stato chiamato un bene globale. Allora, mi piace molto sottolineare le sfumature delle parole che vengono usate, perché spesso le sfumature che noi mettiamo indicano i passaggi da un modo di pensare a un altro. Noi siamo abituati a parlare di bene comune, di bene collettivo, di bene pubblico, ed è già molto, infatti qui si è parlato di un passaggio da un patrimonio privato a un patrimonio pubblico, specialmente anche interessante la pratica per i libri arrivati a Lampedusa, ma ecco che si è usato l'espressione bene globale, non è soltanto perché è un bene di tutti, ma proprio perché è un bene che è emblematico dei processi di globalizzazione. Voi sapete sicuramente che ormai si parla molto di biblioteche open access, cioè di accesso aperto, quindi, e si stanno costruendo intere biblioteche open access, naturalmente con una serie di difficoltà per chi non vuole aprire tutto, ma questa è un po' una strada, senza però dimenticare appunto i patrimoni locali, quelli che costituiscono l'elemento di coesione, di pratica. Mi piaceva anche l'idea dello spazio, cioè la cultura come spazio pubblico, cioè non soltanto come bene, ma proprio come spazio, sfera, dentro cui ci si muove, perché l'idea dello spazio è un'idea importante, a mio parere, proprio perché indica la concretezza del nostro vivere, del nostro esistere, delle nostre relazioni. Può essere anche uno spazio solo interiore, ma è comunque uno spazio di relazioni. Quindi grazie, e adesso passo la parola abbiamo poi un po' di tempo per il dibattito, finalmente, perché andiamo avanti fino almeno l'una meno un quarto. Quindi passo la parola a Aldo La Stella e Luigi Procacci, che ci fanno due relazioni che aprono a quelle che saranno poi le sessioni parallele, che sono invece una sull'ambiente, una sull'aspetto proprio umano, antropologico. Vi dico subito che le sessioni parallele saranno organizzate in maniera tale che voi lavorate in gruppetti, però poi ci sarà un momento in cui la sintesi di quello che il gruppetto ha fatto viene presentata in plenario, in maniera che tutti quanti possano ascoltare, usufruire e godere di questo lavoro di ciascuno. Non era possibile parlare tutti in plenario per la mancanza di tempo. Va bene? Allora, Aldo e Luigi. Chi prima? Prima Aldo? Io. Ah, sei già qua. Vedevo là, guardavo là. Bene, hai il microfono? Sì. A te. Buongiorno a tutti, sono Aldo La Stella e la mia relazione tratta il tema del futuro e ambiente, quindi quali possono essere le prospettive per un futuro ecosostenibile. Tutti noi sappiamo che il mondo in cui viviamo è in pericolo e che l'umanità, ognuno di noi, è in parte responsabile di un disastro ambientale senza eguali che ormai è perpetuato da secoli e che porterà il nostro pianeta a divenire invivibile. L'evoluzione irresponsabile dell'industria ha causato gravissimi danni e ci ha inculcato un modello di sviluppo negativo e irrispettoso dei precari equilibri del sistema Terra.
tutti noi contribuiamo a questo scempio e spesso non ce ne rendiamo neanche conto, ma se riflettiamo tutte le nostre azioni hanno conseguenze più o meno gravi sull'ambiente. A questo punto possiamo dire che l'umanità intera si trova a un bivio e possiamo porci due domande. Una è quella se è possibile continuare sulla strada dell'inquinamento e l'altra è relativa al fatto che ci possono essere o meno margini di cambiamento per avere un futuro a basso impatto ambientale. Sicuramente le sfide che l'umanità deve affrontare nel nuovo millennio sono molteplici, a partire dall'eliminazione dei combustibili fossili fino alla riduzione della produzione di rifiuti non riciclabili, sino a far sì che ognuno viva a impatto ambientale quasi nullo. Molti penseranno che tutto ciò sia difficilmente realizzabile, quasi impossibile, ma le nuove tecnologie possono venire in aiuto. Basta pensare a quello che ognuno di noi può fare per generare grandi cambiamenti. Si potrebbero, per esempio, modificare di poco le nostre abitudini per ottenere grandi risultati. Ad esempio, in casa si possono ridurre i consumi elettrici utilizzando lampadine a LED, oppure idrici utilizzando dei soffini a basso flusso. E oggi la produzione di elettricità non utilizza solo la via del carbone, ma utilizza tantissime altre vie alternative, per esempio i pannelli fotovoltaici, ma ci sono altre tecnologie ancora più moderne, come per esempio le tegole o le vernici fotovoltaiche. Gli elettrodomestici dovrebbero essere tutti di classe A e oggi l'isolamento termico per le abitazioni utilizza materiali naturali e ugualmente innovativi come la canapa lustre oppure la lana di pecora. E queste tecnologie sono alla portata di tutti e consentono dei grossi risparmi economici anche a lungo termine con dei piccoli investimenti iniziali. Un altro grosso problema che minaccia gli equilibri del globo è dato dai rifiuti. E questo è difficilmente eliminabile se non si adottano delle scelte strategiche riguardo gli imballaggi degli alimenti, che spesso sono eccessivi, oppure per esempio facendo la raccolta differenziata. Ognuno di noi può cercare di acquistare prodotti con pochi incarti, oppure riempire dei recipienti di plastica, dei dispenser, di detersivi, fino ad arrivare al fatto che si potrebbe anche riempire l'acqua dalle fontane di quartiere, come già si fa nel mio paese, oppure utilizzare dei sistemi di depurazione e di filtraggio per l'acqua di rubinetto. Inquinare di meno è possibile anche riconsiderando la mobilità urbana. Nel mio paese, infatti, un piccolo comune della provincia di Bari, il traffico rappresenta un grande problema perché molti utilizzano l'automobile anche per piccoli spostamenti e spesso si raggiunge anche il negozio di fiducia o il bar vicino a casa sempre con l'automobile. E la soluzione a questo potrebbe essere quella di trovare e sviluppare mezzi alternativi, per esempio la bicicletta, oppure autobus e mezzi pubblici, oppure anche fare scelte politiche serie in merito anche alla chiusura del traffico nell'area centrale. E il problema non è solo politico, ma anche e soprattutto culturale. Infatti è difficile estirpare abitudini consolidate, come per esempio quella di usare l'auto ogni qualvolta si esca di casa, oppure è anche ancora più difficile eliminare il brutto vizio di gettare le carte per terra, pensando che magari poi i netturbini prima o poi le raccoglieranno. E i modelli di città ecosostenibili nel mondo ci sono, e non sono solo ritrovabili nei piccoli centri urbani virtuosi, che fortunatamente abbondano in Italia e nel mondo, ma anche nelle grandi metropoli, come ad esempio la città di Vienna, che è stata meta di un mio viaggio qualche anno fa, e questa città mi ha illuminato e mi ha fatto aprire gli occhi su quanto si possa fare per rendere realmente vivibile una grande città con milioni di abitanti. In questa città troviamo parchi, zone verdi, ma anche il traffico in centro è del tutto assente, troviamo solamente biciclette, persone a piedi, e tram e autobus. Tutto ciò porta non solo al rispetto dell'ambiente, ma anche ad un grande benessere psicofisico dato dal fatto che i turisti, appunto, o anche i cittadini passeggiano in una città scevra di auto e di rifiuti. I dati che ci provengono circa l'inquinamento atmosferico e l'utilizzo di combustibili fossili sono a dir poco sconcertanti. In poche centinaia di anni
quindi a partire dalla prima rivoluzione industriale, abbiamo consumato combustibili fossili che hanno impiegato milioni di anni per sedimentarsi. L'inquinamento industriale e urbano è tale che, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, come la Cina, da costringere milioni di persone a uscire di casa spesso indossando mascherine. E questa è la giusta idea di progresso, o è solo un vicolo cieco? Si può cercare di perpetuare uno sviluppo ecosostenibile in maniera tale da conservare la biodiversità e gli ecosistemi per le generazioni a venire? Quindi queste sono le domande che dobbiamo porci, e sicuramente non è un'utopia, come già detto dal fatto che ognuno di noi può, con piccoli investimenti economici, fare molto per la collettività. Sono importanti però anche le scelte politiche strategiche lungimiranti, a partire dal singolo paese o Stato. Per esempio il protocollo di Kyoto spesso non è applicato in toto dai paesi maggiormente responsabili dell'inquinamento, e quindi questi accordi internazionali spesso non bastano, ma sono necessari forti investimenti economici da parte di governi che abbiano un forte spirito ambientalista. Scelte di questo tipo richiedono anche una grande base culturale che molti paesi ancora non hanno. E la mia esperienza di cittadino mi ha fatto rendere conto di quanto siano importanti iniziative anche solo a livello locale, che sono capaci di sensibilizzare, di far riflettere la cittadinanza su problematiche globali, come per esempio quella relativa all'ambiente, che è un bene che ci appartiene. Ad esempio la proficua iniziativa promossa da Lega Ambiente, Puliamo il Mondo, con cui io e con la mia famiglia abbiamo collaborato diverse volte, credo rappresenti un modo diretto e utile per far capire quanto inquiniamo, e con la sua azione quasi demiurgica ci spinge a far di più per l'ambiente e per il rispetto dei luoghi in cui viviamo. Sicuramente ci troviamo a una svolta e abbiamo un'opportunità da cogliere al volo. Dobbiamo capire che è necessario lasciarci alle spalle un passato grigio e carico di negligenze ed aprirci ad un futuro pieno di aspettative ed infinite possibilità di sviluppo, che sono possibili anche tutelando il pianeta, la nostra città globale. La strada per il cambiamento è difficile e ricca di difficoltà, ma è necessario che ognuno di noi dia il suo piccolo contributo fondamentale e si impegna che l'utopia del vivere green sia una possibilità realizzabile. Grazie. Mi veniva da ricordare che a Vienna ci sono anche le carrozze. Oltre che andare a piedi in bicicletta, si va anche in carrozza, ma quella è una cosa turistica, non è una cosa fatta per l'ambiente. No, però ecco, questo spunto di Vienna, lui ha detto mi ha illuminato. Anche questo, andare in vari luoghi, fa vedere come in vari luoghi ci si comporta diversamente. Certo. E poi c'è questa idea della svolta, che è importante. Noi siamo, veramente noi siamo ad una svolta. Il mondo, io dico che rotola perché è tondo, ma se noi non cambiamo qualche cosa rotolerà sempre più, quindi siamo veramente arrivati al limite. Qualche giorno fa abbiamo fatto un seminario sull'economia della felicità, e poi magari Marcin nel gruppo che coordinerà dirà qualche cosa ulteriormente, va bene? Ecco, bene, grazie. Adesso la parola a Luigi Procacci. Dunque, tu sei Luigi Procacci. Salve, io sono Luigi. Scusate, ma io confondo perché tante persone, io tutte insieme, non riesco a ricordare, a copiare i nomi con i volti. Salve, sono Luigi Procacci, vengo dalla provincia di Bari, da Corato. Il nostro progetto, io parlo di nostro perché noi siamo un gruppo di 12 persone. Che lavoriamo insieme da settembre, abbiamo aperto una società cooperativa e questo progetto nasce dal gruppo, e questo progetto si chiama Triciclo, proprio ricollegato a quello che ha parlato Aldo della sostenibilità, dell'ecosostenibile, della mobilità sostenibile. C'è un problema, credo, nazionale, che dobbiamo cercare di ridurre il problema di andare in auto, ma cercare di utilizzare sempre gli spazi
possibili e immaginabili in bicicletta, sfruttando la capacità della bicicletta per farci dialogare, per farci comunicare e per vedere con un'altra prospettiva tutti i luoghi della nostra città. E questo progetto nasce proprio per dare la possibilità al Comune di Corato di avere uno spazio, un nucleo di riqualificare una piazza in modo ecosostenibile, cercando di dare la possibilità alla gente di arrivare in bicicletta, di sfruttare tutti gli spazi possibili per i bambini, sempre arredandolo però con materiale di riciclo, cioè da strutture vecchie di bici. Noi abbiamo progettato delle panchine, delle luminarie per illuminare tutta la piazza, una statua a forma di triciclo realizzata sempre da vecchie carcasse di biciclette. E non solo, si è pensato anche a progettare un'area per i bambini, per i più piccoli, dandogli la possibilità di giocare con vecchi giochi, però un po' trasformati, fatti in maniera tipo un 2-3 stella, lo ricordiamo tutti, un 2-3 stella, e li trasformiamo sempre però mantenendo le nostre radici, però guardando con un futuro migliore a nuove possibilità che possiamo avere. E niente, quello che voglio ribadire è questo: dobbiamo iniziare a cercare di trovare nuovi mezzi per andare tranquillamente e per poter vedere la città in un'altra maniera. Grazie. Allora, alcune cose, è una piccolissima relazione, però a parte il logo che mi piace moltissimo, questo triciclo, triciclo è simpaticissimo, ma ci sono, perché queste relazioni che apparentemente sono così legate al locale? Perché nel locale, a mio parere, bisogna poi far venire fuori la coscienza delle cose. Allora, usare materiali di riciclo, non semplicemente così in generale per produrre altre cose, ma per produrre pezzi che stanno in uno spazio pubblico, significa dare una pubblicità, cioè un valore pubblico e quindi anche una consapevolezza pubblica alla possibile utilizzazione dei materiali di riciclo. Questa è la prima cosa. La seconda cosa... Bello, noi diciamo andiamo tutti in bicicletta, ci sarà poi la Fiat, tutte le varie industrie che producono automobili che diranno bene, allora noi non produciamo più e mettiamo sulla strada tutti gli operai che lavoravano per noi. Questo naturalmente, con questo io non voglio dire che dobbiamo, non dobbiamo produrre, voglio dire che questo provoca problema all'interno di un... di una costruzione, quindi si tratta di smontare la costruzione e quindi di riflettere sulla trasformazione globale dell'economia, quindi da un piccolo passo che può essere fatto localmente, in realtà si tratta poi di mettere in moto dei processi che sono molto grossi e che richiedono un impegno intellettuale, di studio, di conoscenza, di programmazione notevolissimo, perché non è così facile, perché i contrasti ci sono, i conflitti ci sono, e quindi si tratta veramente di portare a livello una coscienza pubblica che permetta di risolvere questi conflitti eliminandone le cause, cioè trasformando i modelli dell'economia. Ecco perché si parla di economia della felicità. Io vi invito veramente a leggere queste cose che riguardano l'economia della felicità, perché sono molto interessanti. Si parla di economia della decrescita, cioè cresciamo, cresciamo, cresciamo e poi scoppiamo. Invece avere una crescita a misura umana, decentrata, eccetera. Quindi queste piccole relazioni, apparentemente piccole, in realtà contengono semi di problemi
molto importanti. Poi, ripeto, questo aspetto di usare il riciclaggio per qualificare spazi pubblici è estremamente interessante a livello proprio di produzione di coscienza pubblica, perché come avete sentito in questi due giorni abbiamo parlato tanto di rapporto tra pubblico, privato, privato e pubblico, quindi di spazi pubblici. Ecco, allora adesso abbiamo un po' di tempo per il dibattito perché andiamo via verso una meno 5, no? Per andare poi a pranzo. Ecco, benissimo, quindi possiamo lavorare fino all'una. E però la Ekaterina Knutzestova, si dice così, mi chiedeva, che è prevista in una delle sessioni parallele di oggi pomeriggio, però vorrebbe far mostrare un piccolo filmato che ha preparato e vorrebbe mostrarlo a tutti. Poi, dopo il filmato, apriremo un po' di discussione sulle cose dette tra ieri e oggi. Intanto che lei prepara il filmato, se ci sono delle domande o delle riflessioni, vi prego di farle, perché così lei prepara il filmato e non perdiamo questi 5-10 minuti. C'è qualcuno che vuole intervenire con una riflessione o con una domanda? A posto? Sì, certo che puoi intervenire, tanto abbiamo tempo, dura 5 minuti anche se lo facciamo dopo. Allora va bene, lui si chiama Piero Guglielmino, è un giovane sloveno di Capodistria, però vive a... no, è un giovane siciliano che vive in Croazia con la moglie croata e studia a Capodistria. Quindi ho sbagliato tutto. Ma insomma, io ho messo che venivi dalla Slovenia perché mi serviva anche per farlo vedere nei programmi. Pronto, yeah. Yes, I am Sicilian, so South Italy. I met my woman in Hungary, in Budapest. We lived together 6 years in Slovenia. Now we live in Croatia and we wait a baby who will born in Croatia. So it's. I just want to share with you some suggestions, like random few, about what you all said, so you can reflect in the afternoon. I see that we are not talking a lot about children. We are talking about youth. No. We are young. You are younger than me. I'm younger than Dr. Gabriella, but I would like you to think about that everything comes from there, from childhood, and I would like you all as young people to think to protect more and the childhood, because if children don't get the same opportunities we have now, we will be in the next 20 years at the same point. Things will be not solved. And then some of you, Ricardo was saying, was yesterday Ricardo was justifying himself, saying perhaps I am utopistic in his relation, in his text he wrote, I don't want to be too much utopic. I want to say we must be utopic. We must believe in dreams and we must work. About this, we don't have to be ashamed to be utopistic. And another thing is, Zahira said, there was written in Zahira PowerPoint this sentence, success is a must and failure is not an option. Me, I would like that we reflect on the opposite, that failure is welcome and success cannot be a must. It's just a provocation. It's not in the context of what you said, but to fail sometimes it's really, really a good opportunity to learn more. And then the last things, Marcos said something about surviving in this world.
I want that we start to think that we must stop to survive. We have to start to live in this world. So we have to be strong on this. Not survive, but we have the right to live in this world. These are just random thoughts I wanted to share. Thanks. Sì, grazie. Io credo che poi la proposta che faceva anche la nostra amica di parlare appunto del tema del vincere, cosa significa vincere, si collega con questa problematica del successo, che non diventi appunto un must e quindi motivo di infelicità. Va bene? E anche motivo di competizione, di sopraffazione alla fine. Prego. Thank you very much. I want to first ask Zara, concerning the presentation in the morning, I just want to ask you, what you're doing in Mauritius, is it an NGO you're running or is it a personal project you are going on? And it seems to be a very viable one, but then for the sustainability of such a project, is it how are you going to ensure its sustainability? Do you have funding from somewhere, or is your personal stuff that you are using to fund it? And then on the civil disobedience, I would like to go back to my friend from Nigeria. I just want to ask if you were to apply the same theory to what's happening in Syria, how would you approach it? Thank you very much. Well, thank you very much for the question. Indeed, it was really a powerful program. And I was involved in an NGO back home. So we started in 2009. And we started with a pilot project of 20 women. And today we reach 109 women. I'm not in Mauritius anymore. But we have our other people, other team in the NGO still continue the project. I mentioned a couple of free success stories. Of course, not all the women succeeded and jumped to the ladder. We have many failures, but we didn't stop. We keep on, our efforts, and we believe in what we are doing. And for the funding, yes, it's a strategy that when we do a project, we need to think about the sustainability of the project. And we get the UNDP on board, we get the government on board, we get private sector on board, so it's a really powerful project that we get everybody on board and everybody believe in that project. So we really make a big difference. Thank you. No. Thank you. Marcos, and poi. Marcos Marcin, it's okay. You can do. Oh, buongiorno, io sono Domenico Caterina. Mi colpiva il discorso sul leader. La domanda è questa: il pericolo qual è? Il pericolo potrebbe essere un ripiegamento nell'individualismo mitologico. È come se il leader, in un certo qual modo, sull'onda dell'essere leader, corre il rischio e il pericolo di ripiegarsi su di sé, ripiegarsi nel suo individualismo mitologico. Il mio professore, una volta, quando gli dicevamo, professore, lei è un mito, e lui ci disse, no, non chiamatemi mito, perché i miti sono fatti per essere demoliti. E, quindi non so se la domanda è questa: il leader, diciamo, cos'è che poi può, qual è il pericolo del leader? Un ripiegamento, una sua autodemolizione? Ok, I just wanted to comment on what forgot his name. We're saying about surviving. Well,
I know I tend to use the word survive, but I really mean to live. I use the survive semantically to mean that we are supposed to live in different situations, in new situations that we are not born with. So it's like there's a pressure. And so I mean that pressure that you actually have to feel, because you have to change, you have to shift from what you've been doing, like in terms of your values, your beliefs and habits. So it's a little bit of pressure that you need to feel when you have to consider new values, new lifestyles. That's why I mean, surviving, but I really mean to live, because we really need to live, not to survive. Now, to the Nigerian friend, we were talking about political things. Looking at the world all over, I can understand that although in all nations we have this social contract, what happens in reality is that those who promise us to guide us and to protect us, they end up not doing what they promised us. And then when, according to John Locke, we try to protest just to make them follow what they promised and then make sure we have the rights respected, they do something related to oppression. Now we use technology, we've got guns and many other pressing ways. So it's like, in general, our rights are not fully respected. And well, we've got dreams of being respected, to get our rights enforced. But if we don't get what we dream to get in the public life, well, let's at least try to be happy in our private life. Thank you. Just a quick comment, as I had Gabriela nominated happiness economics. So what is it? Because it may sound strange to you, the happiness economics, because economics is not really about happiness as you may think, but nowadays it's a little bit more about happiness. So what is it? Have anybody of you had it or no? It's an interdisciplinary mix of sociology, psychology, anthropology, philosophy, and the very end, economics, or I should say econometrics, or I should say statistical methods that are used in economics. So economics is not really important there, but just the methods. So why am I talking about this? Because I've written my master thesis about happiness economics. Now I'm trying to find the PhD program in Italy about happiness economics. So I had to write some research projects. So I have many of them, and but so far I've not been applied yet. I got a negative response this morning. Ooh. Yes. So quick thing. What is it about? Do you know that GDP is not a perfect measure of well-being? Speaking in Italian, I will try to translate it. Et benessere, well-being, it's not the same as, I mean, GDP is well-having, not well-being. Well-having, benavere, non benessere. So this is the idea to find, to start from the empirical research that is being done, sociological, more or less, research, to, through econometric models, arrive at macro level and invent, implement, develop new measures of well-being, not well-having. So just to get rid of this F point GDP. So this is the idea. Because one good example of it's called cross-national happiness. It's being applied already in Bhutan, in Asia. And it's working there, and it's becoming the country of well-being, not well-having. Thank you.
possiamo Aderopo. Yeah, I found it imperative to make comments based on the fact that two participants reacted to the issue of civil disobedience in, as a form of new rights. And well, what provoked my thinking to come up with the presentation of interrogating this new form of right is if you look at Libya, Tunisia, Egypt, Syria, Yemen, where this new form of right has been applied, one, we have to ask questions that what is the life of people, what is the status of the economy, of the security, of everything that pertains to all these countries I mentioned before this new form of right that was applied in 2011. Can we say the same form in which Egypt were in 2009, 2010? Are they in the same position now in 2013? Can we say the same thing of Syria? So this position is that, of course, we have the right to demand our, you know, citizenship right positions, but one must be very careful in a very polarized society. Most importantly, most of the African countries and these Middle Eastern Asian countries, they are not homogeneous. We are different cultural, different religion, and even they speak different languages. So how will you say that you want to demand for your right, and because we don't share the same thing, because we have different perspectives, we have different vision and goals that make us to be an identity. So in this context, that is interrogating this new form of right, let us open up dialogue. That's why I say right to dialogue, that because you are a Muslim, Christian, and Buddhist, we are in the same country, I'm a Yoruba, I'm a Bosniak, okay, for example, in Yugoslavia, we have about five different, former Yugoslavia, we have about five different tribes. Now, if everybody accept that you have the right to dialogue, right to engage, that you are not superior, I'm not superior, then we might come into a middle level playing ground whereby we understand each other. But trying to enforce your own right, now trying to enforce the other right, will result to anarchy. And that's why I'm saying that social contract, that the best way to make sure that there is no anarchic state that has resulted as a form of the new rights that have been applied in the past 2 years, Arab Spring, then we need to look at it from a democratic setting. Of course, it might not be right, it might not be wrong, because this is sociology, there is no right answer, there is no wrong answer. It depends on the perspective and the lens in which you are looking at it. So I just want to say that we as a world youth, we come from Pakistan, Indonesia, Nigeria, Mozambique, everywhere, we need to sit down and rethink and say that, okay, this thing is happening here, it's not necessary that we should adopt it, hook and sinker. Thank you. Present? Okay. All right. Thank you very much. And I think it was a very interesting debate. I'm pleased to see all of you at this wonderful forum of poetry and solidarity. And at first, I would like to introduce myself. My name is Ekaterina Kuznetsova. I'm a journalist and activist who represents European Youth Press Organization. It's a community of journalists where we have about 50,000 members. So it's one of the biggest youth organizations in Europe. I really like the topic of this forum. I think it's important that we raise questions like this. And in relation to me as a journalist, I think it's a key thing about globalization as well. Because nowadays we have so many different sources that you're getting lost in the amount of information that you have. And that can be one of the problems. In terms of which source do you trust. For instance, if I type Syria in Google search, there are so many
links out there that I'm not sure which one do I choose. So that can be one of the problems of globalization. But at the same time, I don't believe that in this, because I think that when people say, I can't find something, I can't find opportunities, I can't find grants, I can't find scholarships, in many cases, I'm not saying in all of the cases, most of them are just justifying their own laziness. I think that globalization can be very helpful, because even now, this forum can be viewed by my friends and relatives in Russia, and I think this, it's one of the big perks of globalization and one of the greatest thing about it. And also, sometimes you think that you want freedom, you want this right to dialogue. But as a journalist, most of the times I'm thinking, why do I need this freedom? We don't get this freedom of expression. And as journalists, you can see that thousands of journalists are being killed all over the world. So what are we striving for this miraculous freedom? So this is another contrary argument to this discussion about globalization. The world has become global, but what, do we really need this freedom? Do we need to fight for this? But my answer after analyzing this question is still yes, because the worst thing that can be there is indifference. And the video that I would like to present you, to cut my speech short, because I know that we don't have as much time, is about this. It's about indifference. Last month, I participated in a very interesting workshop for young journalists. It was happening in Germany, in Berlin. And there we produced this video, and it's called Europe, Who Cares? There were different participants, 20 of us, from different countries in Europe, and it already shows the impact of globalization. It shows how in one place, 20 people with different mentalities, with different cultures, can get to produce something, to make this difference. And in this video, we're asking the question, Europe, who cares? And why should we care? So you will see as the result, and maybe I'll explain a little later, and I hope it will not be such a difficult job for our translators to translate it into Italian for our dear participants. So now I just try to, I think I have to put the microphone towards the speakers so everyone can hear. Russia has voice in Europe is only once a year at Eurovision. Te quiero Europa. No jobs, no perspectives. I love having no job. Siesta all day long. Не парься. Mama, where did you put my cereal? I'm not even from Europe. I don't care. Watch that. Don't care. I'm not even free to travel Europe. And you know what? My dad is buying me a Greek island for my birthday. Δεν σε νοιάζει. Αφού δεν σε νοιάζει. Στην τελική δεν σε νοιάζει. Αλλιά, τόξιμ, αλλιά διρενίσ. No one cares about Gezipark demonstrations. Why should I care? Really, that's what media wants me to tell you. I do care. What we did in Gezipark was really European. But the reaction of the government was inhuman. That's why I do care. I care. People in Italy commit suicide because of the crisis. I don't want to count their bodies. My father has just lost his job. I'm the head of the family now. I care. Oh, Troika! I think I want my fucking future back.
I do care because in Bulgaria the freedom of expression is secured. Ne pasă. Biz gepara primis. Het is belangrijk. Umursuyoruz. Nos importa. Bizim vecimizdedir. Uns interessiert. Nas je briga. Nam važno. Meia olima. Ukami. A noi importa. We care. 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 So, yes, this is the video we produced. Maybe not so many people understood it completely. The man that you could see in the end, it's a very famous man in Turkey. His name is Erdem Gunduz. He received an award as a standing man because there were different protests in Turkey, and he was an example of peaceful peaceful demonstration. He was standing in Turkey for 9 hours without moving, and that's why he received an award. And he helped us to film this video, and at the end of the video you can see him standing there and us joining him. And even though we are from different countries, we care about the situation in Europe, we care what has happened in Turkey, we care about the demonstrations. And I think this is the key thing. If young people will start caring, will start thinking, analyzing, reflecting, challenging themselves, this can solve a lot of problems. It's not just something in Italy has happened. Why should I care? I need to care, even though I'm from Russia, or doesn't matter which country I'm from, doesn't matter which nationality I have, because I'm part of Europe, I'm part of this world, and if I can help, I should try to do my best in doing this help. And in the video you could also see Italian participant, and she said this phrase, she said, people in Italy commit suicides, why should I care? So the first part of the video was saying we don't care. It's we are all people are selfish, and why should I care? But then we all start thinking that maybe we should, because by caring we can change the world situation. I'm not saying change the world situation, but maybe make this little impact and change things for the better. So and have this right to dialogue and have this right for changing things. Thank you very much. Allora, grazie di questo intervento. Io vi dico già da ora che il tema del Forum Mondiale di Diritto di Dialogo dell'anno 21, il tema generale, generalissimo, sarà Europa, non Europa. Naturalmente in Europa, non Europa, ci sono Europe, not Europe, it will be. Naturalmente in Europa, non Europa, ci sono tantissime cose, culture, intrecci, economia, integrazione, e quindi diciamo questo intervento mi fa sperare che per l'anno 21 ci sia già una premessa, una base di coordinamento. Please, here I. Allora, dicevo che è già stato scelto il tema, perché ho già fatto domande di finanziamento, perciò lo dovevo scegliere con molto anticipo, il tema del forum dell'anno 21, del Forum Mondiale dei Giovani Diritto di Dialogo 2014, e il tema scelto è Europa, non Europa, che è un tema, credo, molto ampio, molto aperto, perché significa tutti gli intrecci possibili. No? Io scelgo sempre dei temi molto, molto generali, perché poi dopo le sottotematiche vengono in pratica scelte da voi, dai ragazzi che partecipano. Allora, l'intervento di Ekaterina mi fa sperare che già da ora si possa cominciare
a far circolare ampiamente questa idea e che già da ora si possa cominciare ad organizzare il forum dell'anno 21. Quest'anno io ho cominciato ad organizzare il forum molto tardi, non avevo i finanziamenti, non avevo nessuno che poteva collaborare con me, ma se noi cominciamo da ora a metterci sulla strada, penso che potremo avere un forum ancora più ampio, ancora più ricco, con più sessioni parallele magari, ma popolato da ancora più giovani che rappresentino l'Europa e la non Europa. L'esempio del ragazzo, del ragazzo turco fa pensare subito ad uno Stato che è border, nel senso che c'è chi vuole ammettere la Turchia alla comunità europea, chi non vuole ammetterla, c'è una grande discussione, ma al di là di queste realtà che sono, che chiedono di essere ammesse e alcuni dicono che devono essere ammesse, altri no, al di là di questo, il rendere così osmotico il processo del rapporto tra i vari stati, polarizzando, sia pure soltanto così in maniera provocatoria, la nostra riflessione su cultura europea, altre culture, che è poi quello che viene normalmente detto, cioè ci sono gli extraeuropei, no? Questo si dice normalmente. Ecco, polarizzando questa attenzione e superando naturalmente invece le reali contraddizioni, cercando appunto di parlare su questa contraddizione o questa differenza reale o presunta o percepita o non percepita, credo che si possa fare un buon lavoro. Quindi io chiedo sin d'ora a tutti di attivarsi nel loro e di attivarsi in maniera molto definita, perché se ci sono molte difficoltà, se ci sono state molte difficoltà anche nell'organizzazione, come voi avete visto, i programmi che sono cambiati, eccetera, questo dipende sia dalle molte persone che non sono venute per i visti mancati, ma anche dal fatto che ci sono alcuni giovani che all'ultimo momento, anche senza una motivazione, a volte senza neppure avvertirmi, non sono venuti. Quindi hanno mandato il loro paper e poi non ne abbiamo saputo più nulla. Allora ecco, questo noi dovremmo, tutti noi un pochino, chi se vuole coinvolgersi un poco, io vorrei fare proprio un team internazionale, lo dico ogni anno, ma ogni anno vedo la cosa più possibile, vorrei fare un team internazionale che collabora nella organizzazione di una di questa realtà, che poi ha il suo nucleo forte a Trieste, appunto ogni anno con il forum. Ma io credo veramente chiedo a tutti coloro che hanno voglia di coinvolgersi di darmi sin d'ora la loro disponibilità, in maniera che si rimanga in contatto continuamente, perché finora sono stata un po' io il leader perché ho dato il tema, ho dato i frames, cerco sempre di farlo in rapporto con quello che è emerso dal forum precedente, quindi dalla voce dei più giovani che sono stati qui. Però è certo che se noi riusciamo a fare un lavoro collaborativo sin da ora per l'anno 21, potremo fare grandi cose, avremo una bella diretta streaming sin dall'inizio, una trasmissione televisiva propagandata al massimo, mentre questa non è tanto propagandata, quindi la vedono alcuni, comunque rimane lì, si potrà vedere in seguito, si può riflettere. Ecco, ma se noi riusciamo a lavorare insieme, a mettere insieme tutte le nostre forze, potremo davvero fare un grande lavoro. In anticipo, chi è qui può già passar parola nel suo paese, nelle sue cerchie, per trovare chi si impegni veramente, in maniera che non ci si trovi poi alla fine, e impegnarsi anche, se noi lavoriamo da adesso, possiamo anche impegnarci sia per i visti, sia per trovare sponsorizzazioni, perché chiaramente l'organizzazione, se arrivano 100 persone, 150 persone, l'organizzazione non può accollarsi le spese per tutti, quindi bisogna trovare sponsor, bisogna mettere in moto la macchina molto presto, quindi io spero che ci siano proprio dei team locali che ci permettano di lavorare insieme nello spirito per avere tutti insieme successo. Va bene.
Ecco, allora per ora io concludo. Andiamo adesso a pranzo insieme nello stesso ristorante di ieri, quindi già forse un po' sapete la strada, però ci sono le guide, Marcin, qualcun altro forse, noi, Vittorio, ma non lo vedo. Siccome, no, è ancora là Vittorio. No, Pier Vittorio. Ecco, impagabili, io ringrazio veramente tantissimo Marcin, Antonella, Pier Vittorio, Ari, perché sono stati veramente grandi in questi giorni. Un applauso anticipato, anche perché Pier Vittorio stasera va via. Però, anche se io sono comparsa di meno nell'organizzazione con le lettere, sappiate che... E bravi tutti voi! E brave le traduttrici! Comunque non abbiamo ancora finito, non è che tutti questi applausi concludono. Thank you.